Buongiorno, buona domenica. E trasmettiamo dal Teatro Argentina di Roma, in diretta streaming a Teatro Ovviamente vuoto, in ossequio eh, al decreto attualmente in vigore. Il terzo incontro del settimo ciclo di Luce sull'archeologia, da capitale di un impero all'ultima Roma antica. Oggi parliamo di un tema. Eh, so che lo dico sempre, particolarmente affascinante, ma lo è davvero: eh, Scontri e incontri di civiltà. E lo facciamo con due ospiti particolarmente illustri, so che lo dico sempre, ma so che è anche vero anche questa volta come le volte scorse. Eh, li presento rapidamente, la mia fortuna come sempre è quella di avere degli ospiti così illustri che è sostanzialmente è inutile che io li presenti. Eh, posso dire solo eh, il nome perché già tutti li conoscete, però eh, ecco, nell'ordine in cui si susseguiranno il professor Mario Lentano. Professore di Lingua e Letteratura Latina all'Università di Siena, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito, autore di un numero eh, incredibile di saggi. Lo scorso anno ricorderete chi, mh, come dire, più Fedele al nostro ciclo di incontri, che già leggemmo un passo del suo volume eh, su Numa Pompilio, Il re che parlava alle ninfe, eh, miti e storie Numa Pompilio, pubblicato nel 2019 da Pacini Editori. Eh, oggi ho il piacere di farvi vedere, ecco, lo vedete anche qui, ma io ne ho una copia cartacea bellissima, un libro eh, pubblicato dalla Salerno Editrice proprio sul finire del 2020, Enea. L'ultimo dei Troiani, il primo dei Romani. Eh, dunque professore, grazie davvero per aver accolto il nostro invito, così come grazie alla dottoressa Alfonsina Russo per aver accolto il nostro invito. Allo stesso modo è inutile che io dica eh, troppo su di lei, attualmente direttore del Parco Archeologico del Colosseo, eh, ma una lunghissima carriera dirigenziale al Ministero dei Beni Culturali eh, con ruoli importantissimi dal soprintendente archeologico. Del Molise, alla, so alla direzione del Museo Etrusco di Villa Giulia, eh, alla sovrintendenza eh, per i beni archeologici della lettura meridionale, alla sovrintendenza per l'area metropolita metropolitana di Roma. Una carriera veramente eh, ricchissima con eh, moltissime mostre, pubblicazioni all'attivo. Eh, oggi parlerà, credo, eh, giocherà in casa, oggi parlerà del Colosseo, del suo Colosseo. Con loro, come sempre, la nostra squadra, eh, Andreas Steiner, il direttore di Archeo e Medioevo, con le sue anteprime dal passato, e il nostro divus claudius, mitico, mitologico, professor Claudio Strinati, con i suoi racconti d'arte. Con loro, eh, come sempre, anche oggi, ormai cominci a far parte della squadra anche tu. Diciamo, eh, volendo utilizzare sempre una metafora calcistica, che sei un panchinaro di lusso, un, un cambio, eh, sei ormai parte della squadra, eh, l'attore del teatro di Roma Lorenzo Parrotto, io spesso dico sempre che sei un ragazzo di vita perché hai fatto con Massimo Popolizio ragazzi di vita di Pasolini, però poi sembra che hai fatto solo quello, in realtà oggi ne voglio ricordare anche un'altra, il satiricon con la regia di Andrea De Rosa. Dunque grazie anche oggi per prestare la tua voce al nostro incontro, ho detto sin troppo per il momento, inviterei subito l'amico Andrea Steiner a prendere la parola, per la sua anteprima dal passato, Andrea, a te la parola. Grazie. Cari amici, buongiorno. Permettetemi di iniziare con una citazione che sia ben chiaro, non ha nulla di autobiografico. E state tranquilli, vi rivelerò subito l'identità del suo autore. Ma eccola, cito, non si può neppur dire che la mia origine straniera, contro la quale si è provato, aggredate tanto, non mi sia stata molto preziosa. Essa mi ha fatto considerare compatriota da tutti gli italiani. Essa ha molto facilitato i miei successi in Italia. Fine della citazione. Immagino che abbiate forse intuito di chi si tratta. E lui, foto 1 per favore. Napoleone Bonaparte, nato ad Ajaccio in Corsica il 15 agosto del 1769 e come tutti sanno morto in esilio a Sant'Elena. Remota isola dell'Atlantico, lontano da tutti e da tutti, il 5 maggio del 1821. 5 maggio 1821, tra qualche mese dunque celebreremo il duecentesimo anno dalla scomparsa di uno dei più grandi protagonisti della prima storia moderna europea e mondiale. Un anniversario che, però, di per sé non giustificherebbe il fatto che ne parliamo oggi qui. Se non fosse, che ha costituito lo spunto per una mostra notevole, o potrei dire, rimarchevole. Allestita in una delle sedi museali più grandiosamente belle della nostra città, quella dei Mercati di Traiano. Il titolo della mostra, ideata e curata da Claudio Parisi Presicce, Massimiliano Munzi, Nicoletta Bernacchio e Simone Pastor, è in piena consonanza con i nostri incontri, anzi, riprende il titolo di quello della scorsa settimana. Recita infatti Napoleone e il mito di Roma. Foto 2 per cortesia. Ecco uno scorcio, uno scorcio della mostra. Un piccolo inciso per darvi prima di tutto qualche suggerimento fondamentale di questi tempi. La mostra è aperta al pubblico nei giorni da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 19.30, 19 con ultima entrata consentita alle 18.30. Naturalmente il numero di visitatori è contingentato per le note vicende sanitarie, ma voglio aggiungere subito una considerazione. Le due grandi mostre archeologiche attualmente aperte a Roma, quelle di cui vi parlo oggi e l'altra bellissima in corsa al Colosseo e dedicata a Pompei e Roma, entrambe le mostre sono allestite in ambienti ampi, aperti e arieggiati, come vediamo anche nella foto. Insomma, penso di poter anche da questo punto di vista responsabilmente consigliarvi la visita. Ma torniamo a Napoleone e al mito di Roma. Perché una mostra a Roma e perché proprio ai Mercati Traianei? Ricordiamo innanzitutto che Roma, annessa all'impero francese dal 1809, diventa, per espresso volere di Napoleone, la seconda città dell'impero, dopo Parigi naturalmente. Ma il legame tra Napoleone e Roma, e con quello che Roma andava via più significando in un'epoca improntata a, uno a una straordinaria riscoperta della classicità, risale agli anni della sua formazione, alla formazione del futuro imperatore dei francesi anni in cui risuonava ancora la frase di Johann Joachim Winkelmann, padre del neoclassicismo, foto 3 per favore, eccolo, in un famoso ritratto di Anton von Maron, Winkelmann morto a Trieste nel 1768, un anno prima dunque della nascita di Napoleone. Questa frase che recita, e cito, «L'unica via per noi di diventare grandi e, se possibile insuperabili, è l'imitazione degli antichi». È proprio durante il soggiorno nella scuola militare di Brienne-le-Château, che frequenta dal 1779 al 1784, foto 4, vediamo un giovane Napoleone. Il futuro imperatore della Francia riceve una formazione classica e che darà forma a quello che è la sua passione personale per l'antico. Forse già in quegli anni il giovane Napoleone incomincia a vedersi come erede dei grandi condottieri dell'antichità, da Alessandro Magno ad Annibale a Giulio Cesare. Foto 5 per favore, ecco un accostamento, forse in verità un po' irriverente, un po' disacrante tra un Alessandro a sinistra e un Napoleone a camello. Prendiamo però la successiva, ecco questa è più adatta, diciamo così. E vediamo eh, Napoleone che varca le Alpi nel 1800, un quadro famoso, una delle tante versioni di, di un quadro di Jean-Louis David. E non so se si vede in basso, sotto la scritta Bonaparte, a sinistra in basso, c'è la scritta Hannibal e poi a destra si legge male Carolus Magnus. Dunque, in seguito, il confronto con gli errori del passato assume i contorni di una vera e propria identificazione. Ecco come si esprime in una delle sue conversazioni tenute con i suoi pochi amici riuniti a Sant'Elena. «È difficile, dice Napoleone, veder fallire i grandi uomini nelle imprese più pericolose. Alessandro, Cesare Annibale riuscirono sempre. E si chiede, divennero uomini tanto grandi per la fortuna? No, solo perché erano grandi uomini si sono meritati la fortuna». Ora, se nel caso di Annibale, sin dalla prima campagna d'Italia, l'ammirazione si trasforma in emulazione e addirittura in aperta competizione, anche ai contemporanei di Napoleone i successi di quest'ultimo suggeriscono l'apparizione di, di un nuovo astro militare, paragonabile a quello degli antichi. Leggiamo così nella Certosa di Parma, famosa opera di Marie-Henri Bale, eh, noto come Stendhal, scritta nel 1839, che dice... Il 15 maggio 1796 il generale Bonaparte entrò a Milano alla testa del giovane esercito che aveva varcato il ponte di Lodi e mostrato al mondo come, dopo tanti secoli, Cesare e Alessandro avessero un successore. Già Milano. A Milano, nel Duomo, il 26 maggio del 1805 Napoleone viene incoronato re d'Italia. A Parigi era stato incoronato e consacrato come imperatore, a Milano diventa re. La cerimonia è straordinariamente solenne. Oltre al diadema imperiale francese e alla nuova corona d'Italia, Napoleone venne incoronato anche con la corona ferrea, foto 7 per cortesia, fatta appositamente venire dal Duomo di Monza. Secondo la tradizione, la corona fu realizzata con uno dei chiodi della Crocifissione di Cristo, fuso e incastonato in una gemma della corona. Reliquia e emblema del Regno d'Italia era stata usata per l'incoronazione dei re Longobardi, degli imperatori del Sacro Romano Impero, da Carlo Magno, Federico Barbarossa a Carlo V. Dettaglio noto, ma che vale la pena di ricordare, è Napoleone stesso a mettersi la corona in testa, pronunciando la celebre frase: Dio me l'ha data, guai a chi la tocca. Ma torniamo a Roma. Non abbiamo il tempo oggi neanche per accennare al rapporto che legò fino alla sua morte Napoleone a uno dei suoi figli più illustri, Giulio Cesare. Vi segnalo soltanto un libro, bellissimo, foto 8. No, ecco ah, qua. Va bene, va bene, va bene anche questa. Successiva, per favore. Ecco, vi segnalo soltanto questo libro, appena riedito dall'editore Salerno di cui abbiamo parlato già prima. Si tratti di Le guerre di Cesare, il Précis des guerres du de César testo dettato dallo stesso Napoleone a un suo collaboratore durante il confino a Sant'Elena. È considerato il suo testamento politico. In esso Napoleone ripercorre l'intera vicenda umana di Giulio Cesare, dalla guerra gallica fino al suo assassino. La nuova edizione delle guerre vanta un'introduzione e una postfazione di Luciano Canfora che illuminano il percorso di identificazione di Napoleone con Giulio Cesare, partendo proprio dall'associazione Campagna di Gallia, Cesare dunque, e Campagna d'Italia, Bonaparte ma concludo questo breve, troppo breve accenno a un tema fondamentalmente e fortunatamente riportato alla nostra attenzione dalla mostra dei mercati traianei arrivando finalmente a Roma, anzi proprio al foro di Traiano per Napoleone infatti Roma, seconda capitale dell'impero ricordiamolo, doveva essere trasformata in una città moderna foto 10 per cortesia qui vediamo un Napoleone in posa eroica che solleva le sorti dell'Italia che fa risorgere l'Italia. È per questo dunque che il 27 luglio 1811 Napoleone istituisce la Commissione degli Abbellimenti, Commission des Abbeillons, ente preposta all'organizzazione delle imprese urbanistiche che avrebbero cambiato il volto dell'urbe. Tra i progetti figura, sin dal principio, la creazione di una piazza di Traiano da ricavare, demolendo gli edifici che occupavano l'area a sud della colonna Traiana. Lo scopo dell'iniziativa era quello di isolare e valorizzare la colonna, all'epoca chiusa in una sorta di fossa quadrata al centro di una piazza, e di realizzare allo stesso tempo uno spazio pubblico monumentale. E iniziano le demolizioni. Sì, già in quegli anni, ai primi dell'Ottocento, una parte di quello che oggi chiamiamo l'area archeologica centrale, l'area del foro di Traiano, dove sorge l'omonima colonna, viene interessata da demolizioni. Tra gli edifici destinati ad essere rimossi vi sono due importanti complessi religiosi. Il Monastero dello Spirito Santo, abitato da canonichesse lateranensi, e il Conservatorio di Santa Eufemia, sede di un orfanatrofio per bambini abbandonati, per bambine abbandonate. Confiscati in quanto beni ecclesiastici, la loro distruzione è agevole e veloce. Le loro abitanti vengono allontanate nel dicembre del 1811. La demolizione del monastero dello Spirito Santo è completata nel febbraio del 12. Quello dei conservatori di Santa Eufemia ad agosto dello stesso anno. Foto 11. Qui vediamo il foro di Traiano dopo gli scavi dei francesi in un bel quadro di Charles Locke Eastlake. La sistemazione della piazza intorno alla colonna traiana venne affidata, come sappiamo, agli architetti Valadie e Camporese. Nella mostra ai mercati traianei sono esposti per la prima volta i tre progetti redatti dai due architetti. Foto 12 per cortesia, ecco quindi vediamo uno, vediamo la colonna traiana a sinistra e le due chiese che l'affiancano. La colonna traiana, ricordiamolo, presa a modello per la realizzazione della colonna Vendôme, eretta a Parigi per celebrare il capolavoro strategico di Napoleone, la vittoria della Grande Armée, della Grande Armée, nella battaglia di Austerlitz del 2 dicembre 1805. E concludo questa volta davvero, con un dato curioso, anzi con due dati curiosi. Pare che Napoleone, nonostante la sua ammirazione per gli antichi e per l'antichità, non fosse molto versato in latino, infatti declamasse Virgilio in francese. E poi Na Napoleone non venne mai a Roma. Chissà cosa sarebbe successo se invece fosse arrivato qua. Grazie. Andreas, grazie per averci... Presentato questa bellissima mostra che seguiremo il tuo consiglio e andremo a visitare, e immagino che dell'altra qualche parola in più ci dirà la dottoressa Russo. Eh, grazie davvero, immagini bellissime. Io non sapevo che Napoleone non sapesse il latino, l'hai detto oggi di fronte al professor Lentano, avrà una damnatio memorie di quelle incredibili. Comunque, ehm, a proposito della Roma di Napoleone, mi viene in mente un volume eh, ancora oggi eh, fondamentale, 1906. Louis Madeleine, La Rome de Napoleon. Tu hai fatto vedere l'altro, eh, un'opera ancora oggi veramente che si legge con piacere, peraltro. A proposito del l'archeologia. Eh, napoleonica, mi viene in mente che proprio nel 1810 il barone lionese José Marie de Girando eh, creò eh, l'Accademia Romana di Archeologia, oggi la Pontificia Accademia Romana di Archeologia, e dunque, come dire, tutti gli spiriti eletti dell'epoca dell'archeologia iniziarono a far parte di questa Accademia. E, dunque, grazie davvero per questa bellissima introduzione. Ora chiamerei qui il professor Strinati che ci parlerà di Pietro Paolo Olivieri. La statua di Cleopatra in Palazzo Corsini a Roma. Professor Strinati, a te la parola. Cari amici, buona domenica a tutti. Oggi è una giornata dedicata alle storie, alle grandi storie. E appariranno, sia pure certo, soltanto evocate, figure. Eh, di grandissimo fascino e grandissimo significato e allora ho pensato di richiamare alla nostra attenzione una, una bella opera d'arte che si conserva qui a Roma e che eh, è diciamo un discreto esempio di quell'oscillazione continua tra l'ammirazione e la trascuratezza che è una componente eh, certamente non facilmente definibile, diciamo così, ma poi è di fatto sempre presente nella storia in generale della conservazione, della tutela del, del patrimonio artistico, eh, fatta di continue riscoperte, salvaguardie e a volte trascuratezze. L'opera di cui vi parlo è la statua della Cleopatra di Pietro Paolo Olivieri, un, un nome che probabilmente dirà poco o nulla a, agli stessi appassionati eh, delle, delle belle arti, perché si tratta di un artista che ha avuto la disgrazia, se posso permettervi di usare un simile termine, di eh, vivere in una generazione che è stata in qualche modo poi, in prospettiva storica, compressa è obnubilata, come dire, dall'avvento di una generazione successiva che ha annoverato invece figure che ecco, potremmo dire napoleoniche, nel senso che figure che hanno eh, lasciato un segno profondissimo. Olivieri è un, uno scultore, un architetto romano eh, che nasce intorno alla metà del Cinquecento, l'opera di, di cui eh, faccio cenno. È, è, è firmata ed è datata quindi è ben collocabile negli studi storico-artistici è firmata è, è Pietro Paolo Olivieri è datata 1574 una data interessante per la storia dell'arte è, è evidente come l'artista è un rievocatore dell'antichità classica la, il, gli storici dell'arte hanno sempre rimarcato la probabile derivazione da un celebre modello dell'antichità, la cosiddetta Venere dei Medici, una scultura ben nota al, a quel tempo e, e certamente additata agli appassionati, agli esperti, ai cultori delle belle arti come uno dei supremi modelli della grecità. Olivieri si attiene in qualche modo, ma eh, secondo l'impostazione... Ampiamente circolante in quel tempo. Vale quel tempo, cioè che corrisponde a una fase di grandiosa, fervida e appassionata riscoperta del patrimonio scultoreo dell'antico, in particolare quello che fa capo. Nel mondo femminile, diciamo così, appunto ai, ai modelli, alle varie formulazioni dell'immagine della Venere. E eh, per quanto riguarda i modelli maschili eh, ha eh, certe tipologie rapportabili eh, più o meno al modello dello sportivo, del combattente, del pugilatore che eh, hanno soprattutto una radice ellenistica e si ricollegavano nella mente degli, degli scultori di quel tempo, della seconda metà del Cinquecento, alcuni sommi prototipi riscoperti nella prima metà del Cinquecento a Roma, in particolare come il gruppo scultore dell'Auconte, per fare l'esempio più, diciamo, memorabile di insigne. La, la, la scultura della, di, di Olivieri che è stato scultore e architetto di qualche fama è una reinterpretazione molto interessante del tema proprio dell'eros in qualche modo un eros languido, melanconico, estenuato che darà frutti molto importanti e che in quel momento storico era condiviso soprattutto nell'ambiente fiorentino da quello che fu all'epoca il maestro dei maestri dell'arte e della scultura in Italia e cioè Jean de Boulogne eh, chiamato Gian Bologna in Italia un maestro grandissimo oggi alquanto dimenticato. Quest'opera, vedete che c'è il, eh, il, il, il puttino con la, con la face rivolta verso il basso, verso il mondo, c'è interessantissima. Una, eh, si vede, non si vede nelle fotografie, questo eh, eh, splendido mappamondo formulato dal, dall'Olivieri anche qui in sintonia con un fenomeno all'epoca molto diffuso che è quello della rinascita della cartografia, ma eh, questo è un filone di studi che non possiamo toccare adesso. Ma tutto converge nel dirci come questa scultura, peraltro di notevole bellezza, è eh, un frutto maturo di un momento di nuova rinascita, nuovo risveglio soprattutto nell'arte della scultura, che si verifica in connessione al pontificato di, eh, vero, del, del buon compagni vero, Gregorio XIII, eh, un papa che dà una, una spinta potente a questo connubio di arte e scienza, di ricerca sull'antico, di amorevole filologia che marca uno dei grandi momenti. Della storia. Questa scultura appartenne alle collezioni di Cristina di Svezia, una personalità veramente. Eh, Gigantesca nella storia della cultura europea, è vero, della, della eh, seconda metà diciamo del, del 1600. Una, una storia bellissima, quella di Cristina di Svezia, che non possiamo ricordare, ma possiamo rendere omaggio come poc'anzi abbiamo reso un sintetico eh, e magnifico omaggio a Napoleone Bonaparte, rendiamo omaggio a Cristina di Svezia. Orientatrice della cultura europea, fondatrice di quel movimento culturale ispirato all'antico, che diverrà poi, poco dopo la sua morte, negli ultimi anni del Seicento, il Movimento dell'Arcadia. Movimento che è ancora, ancora foriero di interessanti riscoperte per noi, ma. Di questo naturalmente eh, non si può parlare adesso, limitiamoci a questo bel ricordo di questo nobile e raffinatissimo eh, artista eh, che ha eh, lasciato un segno significativo nella storia e purtroppo eh, le sue opere sono poche. È vero, e, e morì abbastanza giovane sulla soglia dell'anno 1600, una morte emblematica. Nel 1599 eh, morì e non poté vedere così il grandioso sviluppo che l'arte cristiana e, e quella di ispirazione classica ebbe subito dopo attraverso i celebrati scultori eh, Pietro Bernini, il figlio Gian Lorenzo, Mochi eh, Algardi e così via. <ride> Grazie professor Strinati, eh, ci hai sorpreso, ti sei girato e sei andato via, hai lasciato la suspense. Sul finale, anche questo fa parte di teatro e la tua esperienza, anche in questo caso, ci, ci sorprende. Grazie davvero perché eh, anche io devo essere onesto: conoscevo assai poco l'Olivieri, in, in realtà, però eh, mi ha sempre colpito una sua opera che ovviamente tu conoscerai meglio di me, che è l'Adorazione dei Magi, alla Cappella Caetani di Santa Pudenziana. Gli anni sono quelli, quando Enrico Caetani decise di distruggere quel sacello che c'era e eh, realizzare. Quella bellissima cappella con tutte le decorazioni poi che si ispirano al sangue dei martiri, no? il racconto di Prassede e Potenziana. La, la scena centrale dell'altare è proprio un alto rilievo in marmo di ehm, Olivieri con l'Adorazione dei Maggi, una delle sue opere credo più, più illustri, tra, tra le poche, insomma. Dunque, veramente, grazie, professor Strinati. Ehm, ora. Come solito voi sapete che eh, io cerco solitamente di introdurre il tema della giornata con un argomento che possa essere a cavaliere tra i due relatori. Eh, talora ci riesco in molti casi temo come questo un po' di meno, perché eh, Enea il Colosseo, sì le suggestioni sono molte, però eh, cercavo di capire, poiché se non ho eh, immaginato male si parlerà del Colosseo anche nel suo divenire e anche di Enea, del suo divenire, eh, ho cercato di, eh, di farlo leggendo un passo e commentando brevemente un passo di un autore che mi è più familiare, ovvero Procopio di Cesarea, il de Bello Gotico. Ecco eh, sì, l'immagine tranquillizzo subito eh, l'amico professor Strinati e gli altri da casa, non ho intenzione di imitarti, non sarei in grado peraltro sai che di storia dell'arte so molto poco, eh, però mi dicono che questa è una scena di Pietro da Cortona eh, scena piuttosto celebre, eh, Palazzo Panfili a Piazza Navona, committenza di Innocenzo X, Pietro da Cortona, eh, questa galleria con scene di Enea e questo è l'arrivo di Enea a Roma. Siamo tra gli anni, proprio a metà del XVII secolo completa questo ciclo, il 1654 l'ha iniziato il 1654 151. Dunque voglio parlarvi perché? Perché si vede proprio Enea che scende dalla nave, irrompe, cioè il Tevere che lo attende, si vede la nave di Enea. Dunque ho deciso di parlarvi di un passo brevemente di Procopio che, come se qualcuno ha visto il programma, sarà poi anche uno, il tema sul quale interverrò nel, nel, più avanti nel corso della mia lezione. Dunque eh, ci racconta Procopio, eppure, peraltro ecco, scusate, vi anticipo, lo leggo nella traduzione di Domenico Comparetti, un eh, filologo classico celeberrimo romano tra Steverino, che alla fine dell'Ottocento pubblicò, tra le altre opere, anche la traduzione di Procopio. Eh, dunque non vi sembri troppo strano questo italiano. Eppure, più di ogni altro popolo, a nostra notizia, i romani sono affezionati alla loro città, e si danno premura di mantenere e di conservare ogni cosa patria, perché nulla dell'antica bellezza di Roma vada perduto. E in vero, per quanto lungamente subissero l'influsso barbarico, riuscirono a salvare gli edifici pubblici e la maggior parte dei pubblici ornamenti. Quanti, per sì gran tratto di tempo, grazie al genio dei loro autori, poterono resistere, benché trasandati, come pure quanti monumenti a ricordo rimanessero della loro prosapia. Fra le quali la nave di Enea, fondatore della città. Esiste tuttavia spettacolo ogni oltre ogni credere interessante. Per quella fecero nel mezzo della città un cantiere sulla riva del Tevere, ove collocata da quel tempo la conservano. Come essa sia fatta, io che l'ho vista, vengo a riferire. Ha un solo ordine di remi quella nave ed è assai estesa, misura in lunghezza 120 piedi, in larghezza 25 ed è alta quanto è possibile senza impedire la manovra dei remi. I legni che la compongono non sono né incollati fra loro né tenuti assieme per mezzo di ferri, ma sono tutti quanti d'un solo pezzo, fatti sopra ogni credere ottimamente e quali, a nostra notizia, non se ne videro mai se non in quella nave. Poiché la carena, cavata da un sol tronco, va da poppa a prua insensibilmente divenendo cava in modo mirabile e quindi nuovamente a poco poco ridiviene retta e protesa. Tutte le grosse costole poi che vengono adattate alla carena, chiamate dai poeti Driocoi dagli altri Nomeis, si estendono ciascuna dall'uno all'altro fianco della nave ed anche queste, partendo da ambedue i bordi, si adagiano formando una curva assai bella forma, in conformità della curvatura della nave, sia che la natura stessa, secondo i bisogni e il loro uso, abbia dato a quei legni già da sé quel taglio e quella curvatura, sia che con arte manuale, con altri ordigni, di piani fossero regoli fatti curvi. Inoltre, ognuna delle tavole, partendo dalla cima della poppa, giunge all'altra estremità della nave, tutta ad un sol pezzo, e fornita di chiodi di ferro, unicamente all'uopo, d'esser commessa con la travatura in modo da formare la parete». «Questa nave così è fatta mirabile a vedere più di quello che io possa dire in parole, ed in vero tutte le opere straordinarie sono sempre per natura difficili a descrivere, e tante superiori al linguaggio quanto lo sono all'ordinario pensiero». Di questi legni non ve ne è uno che sia imputridito, nessuno che si vegga tarlato, ma quella nave, sana in tutto e integra, come se uscisse pur ora dalle mani dell'artefice, qual egli fosse, si conserva mirabile fino a questi giorni. E tanto si ha detto di questa nave di Enea. <coughs> Procopio di Cesarea, lo sapete, scrive eh, alla metà circa del VI secolo. Eh, viene in Italia eh, con Belisario di cui era consigliere con il generale Belisario al tempo della guerra greco-gotica che tra il 535 e il 553 eh, imperversò nella nostra penisola. Sicuramente è un testimone oculare perché sappiamo che fino all'anno 540 eh, Procopio è a Roma, è in Italia. Dunque avete visto la descrizione è sicuramente. Sicuramente una descrizione eh, autoptica. Lui vede, racconta quello che vede e tende, peraltro, a sottolinearlo più volte. È difficile da descrivere, però io l'ho vista e vi voglio dire com'è fatta. Eh, se la descrizione come dire, ci dà tante indicazioni sulla morfologia dell'imbarcazione, che doveva essere probabilmente una pentectoros naus, una, una, una nave a 50 remi, eh, qualche sospetto in più ce lo crea ovviamente la cronologia. Eh, lui dice non è tarlata, non ha nulla, è intatta, i legni sono perfetti. Se realmente fosse stata l'imbarcazione con la quale Enea era venuto a Roma aveva più di qualche anno, come dire. Eh, torno a ripetere, scrive alla metà del sesto secolo d.C. ed è peraltro l'unica fonte che parla della nave di Enea musealizzata a Roma. Questo lo fa proprio per descrivere, e lo, lo vedremo, torno a ripetere in modo più dettagliato, la topografia di Roma come ancora sopravvivesse nel VI secolo d.C. Se dunque la descrizione della nave è perfetta, qualche sospetto in più eh, ce lo crea l'ambientazione la, 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 topografica, forse possiamo vedere l'immagine successiva, <coughs> ovvero dove fosse conservata questa nave di Enea. Lui um, parla di um, eh, Neosoikos, è un termine che comparetti traduce come cantiere. Molto più probabilmente era proprio una sorta di eh, di, di, di stallo all'interno in, all del quale la nave era conservata, musealizzata. Ebbene, secondo, è stata ovviamente da più studiosi eh, provata la localizzazione, tentata la eh, traduzione topografica di questo passo di Enea, mi pare che sia particolarmente. Quel Convincente, quella fatta da Pierluigi Tucci sul finire degli anni 90 il 1997, secondo il quale l'edificio all'interno del quale sarebbe conservata la nave di Enea è quello che è rappresentato sulla pianta della via Nicia, il frammento della pianta via Nicia, che è di età augustea. Ehm, vedete il tempio di Castore e Polluce, e poi c'è in un angolino ehm, una struttura che si trova all'interno del fiume e la stessa che ritorna anche sul frammento. 32i della forma Urbis Severiana. Dunque sarebbe una, ehm, una struttura che si troverebbe all'interno del Tevere del fiume, dobbiamo presumere ovviamente rialzata in modo che sicuramente la nave lui ce lo dice, non era imputrita, non era affatto rovinata, non era stata mai intaccata dalle piene del Tevere. Secondo eh, molti studiosi quel frammento nel fiume si sarebbe trattato dei navalia oppure della Stazio Alvetiberis oppure di un bolino ad acqua. Eh, Luigi Tucci crede invece, mi pare in modo molto convincente, che questa struttura tetrastila con quattro colonne sulla fronte fosse proprio quella che ospitasse la nave di Enea. Ci troveremmo all'altezza del Circo Flaminio al Tempio di Castore Polluce e come sapete è stato rinvenuto eh, nell'area di Piazza delle Cinque Scuole in corrispondenza di Lungotevere dei Cenci. Ehm, recentissimamente Tucci ritiene che sia un intervento di età augustea, una costruzione di età augustea. 2020, una studiosa americana, Jennifer Finn, ha pubblicato un bellissimo articolo, The Ship of Eneas, in cui ritorna su questa interpretazione di Tucci e Pur confermando la datazione augustea va ancora più in dettaglio e scende addirittura a individuare l'anno in cui questa imbarcazione sarebbe stata eh, posta in quel luogo, forse addirittura realizzata ma musealizzata e sarebbe il 2 a.C., ovvero l'anno in cui viene dedicato il Tempio di Marte Ultore, in cui come ricorderete in una delle absidi era la statua di Enea, contrapposta per l'appunto alla zona di Romolo, così i due, le due figure leggendarie incipitarie della, della storia di Roma. E ehm, lo stesso anno in cui viene realizzata la Naumachia di Augusto, la neumachia di Augusto che sarebbe stata per l'appunto nel trastevere di fronte, dall'altra parte, eh, la sponda eh, della città e che rimandava idealmente, ovviamente, alla battaglia di Azio del 31 avanti Cristo, del resto, anche i rimandi all'interno dell'opera virgiliana tra eh, la battaglia di Azio e Enea sono frequenti, no? mi pare di ricordare che nel libro VIII, versi 671-685, e si ricordi proprio della, eh, della nave, di, delle battaglie eh, navali di, di Azio, di, di Augusto. <coughs> eh, ho parlato sin troppo, eh, chiamerei ora l'amico eh, Lorenzo Parrotto a introdurre il, la lezione del professor Lentano. Il professor Lentano ci parlerà eh, di Enea e gli altri, storie di profughi alle origini di Roma, ma il suo intervento sarà preceduto da una lettura di, eh, interpretata da, Giul da um, Lorenzo Parrotto, Giulio Guidorizzi, Enea Lo Straniero e subito dopo, prima ancora della lezione del professore, leggerà un passo di un'elegia di Properzio che sarà introduttiva alla lezione del professor Lentano. Grazie a voi. Si fece portare uno specchio. Aveva davvero qualcosa di lucente nel viso. Poi scese dalle scale della reggia e lo vide nell'atrio, fra tutti gli altri. E le pareva che esistesse solo lui. È così banale l'amore. Da allora, giorno dopo giorno, Didone cercava qualsiasi occasione per incontrare Enea. In pubblico, certo, perché nessuno potesse dubitare del suo pudore. Pudor. Il ritegno che si prova davanti allo sguardo degli altri, un valore fondamentale per ogni donna romana. Ma Didone era troppo cambiata. Non sfuggiva a nessuno che quando parlava Enea arrossiva un poco, e quando a parlare era lui lo guardava con un'espressione intensa, come se volesse ascoltare sempre la sua voce. E rideva, rideva molto più di prima, e le pareva che il suo cuore fosse più leggero. Quando alla fine della giornata tornava nel suo appartamento, sfilava veloce davanti alla nicchia dove era collocata l'urna di Sicheo. Si vergognava un poco, allungava il passo come, come se lo stesse tradendo. Eppure non l'avrebbe mai fatto se Sicheo fosse stato vivo, no. Non l'avrebbe mai fatto di lasciarsi tanto prendere da quel troiano, ne è sicura. In fondo non era successo ancora nulla, non si erano neppure sfiorati mai la mano. E Enea le dava un po' di consolazione, tutto qui. Capiva che anche lui era attratto da lei. Perché non si può ingannare il cuore di una donna. Le era già capitato altre volte di percepire il desiderio maschile posarsi su di lei, ma scivolava via come una goccia sopra una pietra liscia. Quella volta però no. Eppure non erano mai stati insieme da soli, nemmeno per un istante, e lei evitava attentamente che accadesse. Ma nel profondo desiderava che accadesse, malgrado la sua volontà, quasi per caso. Non lì però, non nella reggia. Pensò allora che sarebbe stato bello lasciare la città e andare a guardare il sole che calava nell'immensità del deserto, dove soffiava il vento caldo portando folate di sabbia e dove tutto era infinito, solo orizzonte. E si ritrovò così un giorno con tutta la gioventù di Cartagine e i maggiorenti fenici con i cavalli più belli. Lei stessa montava un palafreno sbuffante ed era vestita con un drappo di porpora d'oro, corto, adatto per la caccia. Enea andò con suo figlio e Didone gli donò un cavallo meraviglioso. Cavalcarono in massa fuori da Cartagine. Iniziarono a stanare capre selvatiche, cervi che fuggivano dalle macchie e si univano ai branchi correndo. Forse sarebbe scomparso qualche grosso cinghiale o qualche leone. La giornata era bellissima. Solo un angolo di cielo era coperto da una nuvola che d'improvviso si ingrossò e divenne cupa e minacciosa. Si vedevano baluginare lampi in lontananza e poi. Cominciò a piovere sempre più fitto, e i fulmini cadevano sempre più vicini. Sotto l'acqua a scrosci il gruppo sbandò, cercando rifugio dove poteva. Fu un caso? Fu un destino? O la loro inconsapevole volontà che portò Enea e Didone a ricoverarsi nella medesima grotta? Legarono i cavalli all'ingresso e si inoltrarono nell'interno, dove filtrava giusto un filo di luce. Il muschio cresceva sino a formare una distesa soffice. Di donne distingueva quasi solo il profilo di Enea. Rimasero un attimo in silenzio. Ma che bisogno c'era di parole? Poi i loro respiri divennero vicini e quello fu il momento in cui per la prima volta le loro mani si cercarono. Da quel giorno passarono mesi, arrivò l'inverno e si affacciò nuovamente l'estate. Il cielo era quasi sempre terzo sopra Cartagine. Didone ormai viveva apertamente con Enea nel palazzo e i suoi sudditi avevano accettato lo straniero come re, uno straniero. Ma i Fenici erano abituati a trattare con tutti i popoli, anche se Enea chiamava gli dei con altri nomi, a loro non importava. Accanto a Tanit, ora a Cartagine si sacrificava ad Apollo e ad Afrodite. Ogni gente onora il proprio dio, ogni dio protegge la propria gente. Così gli dei si dividevano il mondo, senza combattersi. Nei mesi che furono gli ultimi della sua vita, di none incontrò nuovamente la felicità. Aveva l'impressione che la morte avesse fatto un passo indietro. Da tanti anni il buio aveva circondato la sua vita e il cerchio scuro si stringeva su di lei ogni volta che la sua opera di regina cessava e si trovava sola con se stessa. Ma invece no, ora poteva anche rimanere sola per ore senza che l'angoscia le strozzasse la gola. L'ombra di Sicheo era tornata nell'invisibile come la nebbia sull'orizzonte svanisce quando il sole si alza più caldo. Uscendo dalle sue stanze, quando passava davanti alla nicchia dove stava l'urna funebre, poteva finalmente guardarla, senza essere assalita dal pudore o dalla vergogna. Certo, il suo antico amore, seppure poteva vederla da qualche angolo dell'oscurità, da dove lei percepiva la sua presenza, vedendola andare gioiosa come ora non poteva, no, essere corrucciato per la sua felicità. Didone si sentiva in pace anche con Lui sempre più chiaramente capiva che rimanere fedele al proprio passato equivaleva non a respingere la vita che le era venuta nuovamente incontro, e questo lo doveva Enea. Di notte il grande letto della regina non era abbastanza grande per contenere la sua passione, e all'alba aveva voglia di trascorrere tutta la giornata con Enea, nel parco del palazzo, nei giardini della città, ovunque. Non aveva bisogno di altro. Aveva dedicato al suo popolo tanti anni di vita e tutta la sua volontà. Ora voleva concedere a se stessa almeno qualche mese. Didone avrebbe voluto un figlio. Quanto l'avrebbe voluto? Qualcosa che la legasse per sempre a Enea, che si imprimesse nella vita come, come un marchio solo loro. Ma le parche che filano i destini di tutti non glielo concessero. Perché? Non lo sanno neppure loro. Le parche non guardano gli uomini, non giudicano, non ordinano, filano, tagliano, fanno ruotare il fuso e intonano senza fine la loro cantilena, il carmen, la nenia magica che governa tutto. No, noi esseri umani non siamo diretti dal caso, ma neppure dalla nostra volontà. Fatum, da fari, dire, è ciò che è stato detto una volta sola e per sempre. E il carmen fatale delle parche si spande nell'universo e riempie ogni spazio tra stella e stella. È la parola a creare il destino, ma la parola non appartiene a chi la canta nemmeno alle parche. Il filo che si snoda per infiniti giri e diventa canto è il fatum di tutti, e in quel caso il fatum imponeva che Didone non avesse figli e che Enea non si chinasse sopra una culla a Cartagine, né rimanesse in quella città a fare il re dell'Africa e a consegnare il regno un giorno al suo figlio e di Didone. Cantano le parche e il destino si sdrotola. Ogni giorno che passa ne contiene una infinitesimale frazione e noi non lo sappiamo. Come solo nei luoghi deserti, se tutto tace, non vi è voce o traccia di uomo, di animale, può accadere che si intenda la silenziosa voce del vento. Così, solo in certi momenti, se l'anima è aperta e nulla, proprio nulla la ingombra, può accadere che si senta esilissimo e per un solo attimo il fruscio del filo che si srotola e solo per un attimo si percepisca il destino che compie il suo eterno ciclo e conduce in un luogo sconosciuto. Forse fu questo che Enea sentì, in una notte senza voce e senza vento a Cartagine. E da ciò venne tanto male e tanto bene. Allora si compì il fatum di Didone, di Roma, di Cartagine e di una lunghissima catena di eventi che ne sarebbe derivata. Un figlio non sarebbe nato, una regina sarebbe morta. Un giorno, sballottato sulla corrente di un fiume, un cestello con dentro due neonati si sarebbe arenato contro un grande fico che allungava rami e radici sulle acque. E una lupa, sbucata dalla boscaglia anziché divorarli, avrebbe allattato due cuccioli di uomo. Perché un gorgo non rovesciò il cestello? Perché un animale selvaggio si trovò nei pressi del grande fico? Perché il cestello si incagliò proprio lì? Fatum! Non caso! E un granello della infinita clessidra del fato cadde appunto in quelle notti a Cartagine, durante le quali due amanti si amarono con tutta la loro anima e tutto il loro corpo e una regina, pur volendolo con tutte le sue forze, non concepì un figlio dall'uomo che amava. Tutto quello che vedi, straniero, dove adesso si trova la grandissima Roma, prima che Enea giungesse da Troia, era solo colline e prati, dove ora sul Palatino sorge il tempio di Apollo, protettore delle navi, stavano distese le profughe vacche di Evandro, questi templi d'oro a quei tempi. Si costruivano per dei d'argilla e nessuno si vergognava di abitare una rozza capanna. Sul Campidoglio il padre Giove tuonava da una rupe disabitata e il Tevere era un fiume straniero per i nostri armenti. Grazie. Sì. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a chi è qui presente e ha avuto la gentilezza insomma di volere. E che io fossi qui oggi, buongiorno a tutti coloro che stanno seguendo questo nostro appuntamento da casa. Grazie infinite a chi mi ha preceduto con questa splendida lettura da un libro meraviglioso che è uscito nel 2020. Il 2020, come ha detto qualcuno, è stato l'anno di Enea eh, senza che nessuno lo volesse, o forse chi lo sa, anche in questo caso per un granello del fatum. Sono usciti ben tre libri dedicati a questo eh, eroe fondatore, a questa figura di primo piano dell'immaginario degli antichi. E questo è eh, insomma, quello di Giulio Guido Rizzi, eh, del quale raccomando senz'altro la lettura. Subito dopo invece abbiamo letto alcuni versi dell'Elegia 4.1 di Properzio, che fa un'operazione che è molto comune nella poesia dell'età augustea, quella di provare a eh, riavvolgere all'indietro il rotolo del tempo, il filo del tempo, di provare ad immaginare come era Roma quando Roma ancora non c'era. Mm? Ed ecco che Properzio evoca l'immagine di luoghi che già ai suoi tempi, all'epoca di Augusto, erano luoghi ricoperti di edifici, di templi splendidi, di marmi, di ori, e prova a immaginare come dovessero essere quando ancora tutto doveva cominciare, quando ancora tutte le storie dovevano essere raccontate. Ed ecco che immagina questo campidoglio, questo palatino, ricoperti semplicemente di prati e di boschi, un luogo dove. Eh, Pascolano le mucche, eh, le profughe vacche di Evandro, un personaggio sul quale ritorniamo tra un attimo, un luogo insomma eh, ancora selvatico, ancora disabitato, eh, la nuda rupe eh, del Campidoglio. Il Campidoglio all'epoca di Properzio era il luogo nel quale sorgeva il tempio più bello e più grande di Roma, questo immenso edificio in onore di Giove Capitolino, del quale si diceva che il fondatore fosse stato, o almeno colui che lo aveva inaugurato, era stato l'ultimo. Timore di Roma, Tarquino il Superbo. Quindi quel tempio era lì da tempo immemorabile. Eh, ma Properzio riesce ad andare ancora più indietro nel tempo e ad immaginare un momento in cui lì c'è già Giove, perché gli dei abitano da sempre i luoghi nei quali un giorno gli uomini costruiranno per loro i templi. Ma. Tuona da una rupe disabitata. E addirittura il Tevere, il fiume di Roma, il fiume che sembra eh, essere l'icona stessa della città, è straniero per i nostri armenti. Quando eh, le vacche vanno ad abbeverarsi al fiume, quel fiume non è ancora parte di Roma, forse è ancora il fiume Etrusco, come qualche volta viene chiamato in riferimento alle epoche più antiche della città. Ecco, allora quello che. Nel tempo brevissimo che durerà questa, questa clessidra, insomma, proveremo a fare stamattina. Non è purtroppo raccontare la bellissima storia d'amore di Enea e di Dione, la storia d'amore più bella della letteratura latina, sarebbe stato meraviglioso farlo, lo ha fatto splendidamente per noi Giulio Guido Rizzi con, con la voce di Parrotto. Ma è, è provare a immaginare come i romani avessero pensato i momenti più antichi della loro storia. Ancora più indietro rispetto a Romolo e Remo, ancora più indietro persino rispetto ad Enea. Che cosa c'era a Roma quando Roma ancora non c'era? Ecco, allora dobbiamo provare a fare anche noi, nella nostra testa, la stessa operazione che ha fatto Properzio. Provare a far scomparire questo teatro, a far scomparire persino i resti del teatro di Pompeo che sono sotto di questo. Provare a sbianchettare, a cancellare i palazzi meravigliosi della Roma barocca, poi di quella cinquecentesca, poi di quella medievale, poi i resti antichi e provare a ritornare ad un momento in cui tocchiamo nuovamente la terra vergine dei sette colli. Che cosa succede in quel momento? Ecco, ehm lo racconta tra gli altri, o almeno comincia a raccontarlo tra gli altri, il più grande poeta di Roma antica, Virgilio. E nel momento in cui Enea è giunto in Italia, è arrivato proprio nella regione dei Sette Colli, incontra qualcuno che lì c'è già, c'è già da poco tempo, ma c'è già e anzi ha già costruito un primissimo insediamento, quasi una sorta di prova generale, di prototipo, di embrione della futura Roma, eh, l'Arcade Evandro, il quale lo porta a compiere quella che gli studiosi hanno chiamato una passeggiata archeologica, perché in realtà in quella Roma ancora in abbozzo, ancora in nuce, già si intravedono i segni della città futura. E tra le altre cose Evandro racconta anche un frammento della storia più antica del Lazio, è il secondo testo che chiederei eh, che venisse eletto. Questi boschi abitavano indigeni, i fauni e le ninfe, e gente d'uomini nati dai tronchi e dal rovere duro, che civiltà non avevano, o norme, né i tori a giocare o accumulare ricchezze sapevano, o fare provviste, ma erano nutriti dai rami e da un'aspra vita di caccia. Primo qui venne Saturno, fuggendo le armi di Giove. Giù dall'etere Olimpo, e in esilio dal regno a lui tolto, lui, quella stirpe selvaggia e dispersa sulle alte montagne, mise a convivere e leggi fissò ed elesse per nome Lazio, perché qui nascondiglio aveva trovato al sicuro. Grazie. Ecco, questo è Virgilio, o meglio, è Evandro che all'interno del poema virgiliano racconta la storia più antica del Lazio e del sito di Roma. Allora, quando è cominciato tutto? Secondo Virgilio tutto è cominciato quando un Dio è esule. Dall'Olimpo, esule è proprio il termine che adotta, che adotta Virgilio: trova rifugio e nascondimento nel Lazio. E eh, qui si insedia e qui fonda addirittura una primissima città che dal suo nome si chiamerà Saturnia, appunto nella regione del Campidoglio. Non solo, ma Saturno è anche quello che eh, gli antropologi chiamerebbero un eroe culturale, qualcuno cioè che non si limita semplicemente a insediarsi in un luogo, ma che in quel luogo porta elementi di cultura nuova. Saturno era considerato un dio creatore e fondatore dell'agricoltura, aveva insegnato la semina, aveva insegnato l'innesto, aveva insegnato la potatura, aveva insegnato tutte quelle arti che attengono appunto al mondo dell'agricoltura. I romani lo rappresentavano con la, falce, con la falce in mano e mettevano il suo nome in relazione ad un verbo che significa appunto seminare. Prima che cosa c'era? Prima c'era un popolo selvaggio, come abbiamo sentito, che non conosceva leggi, che viveva disperso sui monti ed essere disperati dispersi sui monti dal punto di vista di una civiltà antica, le civiltà antiche sono civiltà squisitamente urbane e dunque per quelle civiltà non ci può essere cultura, non ci può essere civiltà appunto se non all'interno dell'orizzonte della città, non è un caso che eh, queste due parole abbiano sostanzialmente la stessa etimologia e dunque vivere dispersi sui monti rappresenta appunto Ciò che di più antitetico si possa immaginare all'ordine invece delle culture umane che è un ordine civile e civico al tempo stesso. Ma siamo davvero sicuri che Saturno sia stato il primo ad arrivare eh, nel Lazio o c'era qualcosa anche prima di lui? In realtà altre fonti dicono che Virgilio aveva sbagliato, o meglio, che Virgilio andava interpretato. Quando diceva che Saturno era stato il primo ad arrivare nel Lazio, voleva, dire, voleva usare l'aggettivo primo nel senso di più eminente, la figura più importante di tutte, certamente un ex eh, signore degli dei poi scacciato eh, dallo stesso mondo divino è costretto a cercare rifugio eh, sulla Terra, era sicuramente la più eminente fra, fra le figure dei primi abitatori del Lazio, ma in realtà c'era stato qualcuno anche prima di lui, già perché prima di Saturno sarebbe arrivato nel Lazio Giano. E chi è Giano? Giano è un principe greco, eh, è nato appunto dall'altra parte dell'Adriatico, però ad un certo momento ha ritenuto che il regno eh, che a lui sarebbe spettato fosse troppo piccolo per lui e aveva deciso di imbarcarsi. Ed era arrivato appunto alla foce del Tevere, era risalito fino all'area dei sette colli e lì era stato il primo a insediarsi in un colle che da quel momento e fino ad oggi si sarebbe chiamato da lui Gianicolo, dove a sua volta aveva creato un primo embrione di struttura urbana. E da quel momento in poi Giano sarà poi venerato nella tradizione romana come il Dio degli inizi per eccellenza, il Dio al quale si eh, rivolgevano preghiere all'inizio di ogni cerimonia sacra, di ogni sacrificio, il Dio al quale sarà dedicato il mese di gennaio nel momento in cui quel mese sarà appunto il primo dell'anno. Il Dio degli inizi perché era stato il primo ad arrivare nel territorio, nel territorio di Roma. E poi che altro succede in quel territorio? Beh, succede che ad un certo momento arriva una pattuglia di nuovi esuli. Questa volta sono guidati appunto da un'arcade, vengono cioè dall'Arcadia. L'Arcadia prima è stata evocata come grande accademia letteraria, ma l'Arcadia è innanzitutto un luogo geografico, una regione eh, che rappresenta il cuore rurale della Grecia, addirittura la regione nella quale secondo eh, alcune varianti del mito sarebbero sostenuti. Eh, sorti eh, dalla terra o dagli alberi i primi uomini. Bene, questa pattuglia di esuliarche, guidati da Evandro e probabilmente dalla madre di costui, eh, la ninfa Nicostrata o Carmenta, eh, giungono a loro volta sulle rive del Lazio e vengono accolti da chi? Vengono accolti da un discendente di Saturno, perché Saturno è all'origine di una eh, dinastia di re. Eh, che saranno poi gli stessi che incontreremo altre volte nel corso del nostro racconto. E uno di questi re discendenti di Saturno concede a Evandro e ai suoi di insediarsi in un colle che fino a quel momento non porta ancora un nome. Eh, lo porterà da adesso in poi perché lì Evandro costruisce una città che... O dal nome di suo padre, o dal nome di suo figlio, o forse dal nome della città dell'Arcadia dalla quale Evandro e i suoi provenivano, quel colle verrà chiamato Pallanteo. Poi il nome Pallanteo si corromperà poco a poco fino a diventare il nome Palatino con il quale quel colle è conosciuto. Questa era una delle etimologie insomma, che si raccontavano a proposito di questo colle. Ed Evandro, secondo Virgilio, sarà appunto colui che accoglierà Enea al momento del suo arrivo sulle coste. Del Lazio ai piedi sette, dei Sette Colli e lo condurrà in questa passeggiata archeologica eh, tra i resti della futura Roma. Perdonate questa espressione che è intenzionalmente e volutamente paradossale. Bene, eh, ma quando eh, abbiamo letto dell'arrivo di Saturno nel Lazio abbiamo anche letto di questo popolo che viveva disperso appunto fra le montagne. Chi è questo popolo? Perché forse eh, se riusciamo a mettere a fuoco l'identità di questi uomini sapremo anche, avremo anche la risposta alla domanda su chi sono i primi, eh, i più antichi abitanti del Lazio. Bene, questo popolo nel mito ha un nome molto preciso. Vengono chiamati aborigeni aborigini. E certo, insomma, si potrebbe pensare che questo nome sia estremamente eh, indicativo, un nome parlante. Che cosa ci può essere di più originario di un popolo che ha la parola origine nel suo stesso nome? Gli aborigines non possono essere se non coloro che sono lì ab origine, cioè appunto sin dai momenti più antichi della storia di queste terre. E in effetti secondo una parte eh, delle fonti mitiche è effettivamente così, il mito è sempre un grande tessuto di varianti, eh, di nessuna delle quali si può dire che sia necessariamente più autentica delle altre, quindi non ci deve stupire il fatto che sugli stessi personaggi, sulle stesse figure si raccontassero storie molto diverse, perché il mito funziona così e questo è una parte del suo meccanismo di funzionamento, ma direi che è anche una parte importante della sua straordinaria bellezza e della sua straordinaria... La capacità di durare nel tempo, proprio questa possibilità di essere riraccontato ogni volta in un modo diverso. Ebbene, c'erano almeno altre due ipotesi sull'origine degli aborigeni. La prima era quella secondo la quale gli aborigeni erano niente meno che i superstiti del diluvio universale. Dal momento che il mito del diluvio universale, che noi siamo abituati ad associare alla cultura biblica, alla cultura ebraica, in realtà è un mito largamente mediterraneo. E quindi anche i greci e i romani immaginavano che ad un certo momento ci fosse stata questa sorta di cataclisma. E allora gli uomini avevano cercato rifugio sulle vette più alte delle montagne, nella speranza che almeno quelle fossero risparmiate dal flusso delle acque. Quando poi il diluvio era cessato e le acque progressivamente si erano ritirate, i fiumi erano ritornati nel loro alveo, Ecco che i superstiti di questa eh, catastrofe erano scesi dalle montagne e erano diventati appunto gli aborigeni. Eh, montagne in greco si dice ore al plurale, dalle montagne con questa ibrida etimologia latino-greca diventa ab ore ed ecco che da ab ore dalle montagne eh, sarebbe disceso il nome degli aborigeni. Qualcuno però aveva un'idea ancora diversa e diceva che gli aborigeni, in realtà il nome aborigeni, per meglio dire, derivava da una corruzione. Lo abbiamo visto già a proposito del Palatino, il Palatino si chiamava Pallanteo, poi eh, questa parola nel corso del tempo si è modificata ed ha assunto l'aspetto eh, con il quale ci è familiare ancora oggi. Gli antichi erano ben consapevoli del fatto che le parole sono oggetti fluidi, sono oggetti liquidi che possono modificarsi nel corso del tempo. E la stessa cosa sarebbe successa anche alla parola aborigines, la quale inizialmente suonava Aberrigenes e suonava così perché questo popolo aveva errato, appunto, erano andati errando qua e là prima di trovare, prima di trovare le loro sedi. Ora, se noi volessimo fare un, un primo punto della situazione sulle figure delle quali ci siamo occupati fino a questo momento, quali sono gli aspetti comuni che hanno queste figure? Beh, quello che salta più immediatamente agli occhi è che sono tutte figure che vengono da fuori, che vengono da lontano, che vengono da altrove. Giano è un principe che viene dalla Grecia, anzi il suo stesso nome veniva interpretato come nato da un participio greco, Ion, che significa propriamente colui che va il viandante, quindi Giano è qualcuno che ha il movimento, l'idea dell'andare, dello spostarsi, sì nel suo stesso nome. Saturno, lo dice Virgilio, è un esule dell'Olimpo. Evandro è qualcuno che a sua volta è andato in esilio eh, dall'Arcadia ed è giunto in una terra che non era la sua. Ma anche gli aborigeni, almeno secondo una parte del mito antico, erano scesi dalle montagne o erano giunti nel territorio del Lazio dopo aver lungamente errato e di questi errore si era rimasta traccia, persino nel loro nome. Ma non solo questo. E se noi riconsideriamo nuovamente e rapidamente questi personaggi, ci rendiamo conto che sono anche personaggi insomma. E dalla fedina penale non esattamente immacolata, non tutti, quantomeno. Saturno è un grande eroe culturale, abbiamo detto, uno che porta l'agricoltura. Addirittura, sotto di lui, il Lazio avrebbe conosciuto l'età dell'oro, questa mitica fase nella storia dell'umanità in cui non c'era la proprietà privata, in cui la terra produceva spontaneamente i suoi beni. Tanto è vero che i romani avevano una festa, i Saturnalia, che si celebrava ogni anno nel mese di dicembre in onore appunto di Saturno, e nel quale si cercava di ricreare. Creare in qualche modo questa idea di una abbondanza e di un'uguaglianza originarie che erano legate appunto alla presenza di Saturno nel Lazio. Ma Saturno in realtà era stato esiliato diciamo dall'Olimpo, non per caso, era stato esiliato dall'Olimpo perché aveva la spiacevole abitudine di inghiottire tutti i propri figli nel timore che uno di loro potesse un giorno fargli perdere il trono, come poi in effetti successe perché il fato, appunto, ce l'ha spiegato Giulio Gugliorizzi, non può essere. In alcun modo modificato. E allora uno di questi figli, quello che i latini chiamavano Giove e i greci chiamavano Zeus, riesce a salvarsi, a non farsi inghiottire dal padre e poi un giorno a detronizzarlo. Dunque. Eh... Saturno è un esule sì, ma è un esule per ragioni piuttosto serie, diciamo così, piuttosto gravi. Eh, tanto è vero che un verso che a noi in italiano non dice molto, ma che dice molto se è letto in latino, quello a proposito di Saturno che dà il nome al Lazio, ci ricorda che eh, il Dio chiama così questa regione Lazio, in latino Latium, perché qui ha... Potuto nascondersi e nascondersi si dice in latino latere, quindi eh, viene istituito un nesso etimologico fra il verbo latere, nascondersi e il nome Latium, Lazio dato a questa regione. Il Lazio insomma nasce originariamente, che piaccia o no, come terra di latitanti. Mm, visto che anche questa parola italiana deriva dallo stesso verbo latino, ma anche Evandro. Perché Evandro è arrivato in Italia? Virgilio si limita a fargli dire semplicemente Me Pulsum Patria, io che sono stato cacciato dalla mia patria e. Diciamo stende un velo pietoso sulle ragioni di questa cacciata. Ma i grammatici tardo antichi, questi pedanti professori, come sempre sono quelli che fanno il mio mestiere, che corredavano il testo di Virgilio di note a piedi pagina per spiegare tutte le allusioni che nel testo evidentemente potevano risultare poco, poco trasparenti. Eh, questi grammatici tardo antichi dicevano, lo, dicevo: lo commentano questo verso e lo spiegano perché Evandro era stato pulsus patria. Era stato lasciato dalla sua patria perché aveva niente meno che ucciso il padre, forse addirittura con la complicità della madre, oppure secondo altre varianti aveva ucciso, aveva ucciso la madre stessa e di conseguenza era stato costretto ad andare in esilio perché l'esilio era eh, la pena per i crimini di sangue, per chi volesse sottrarsi quantomeno alla punizione di un crimine di sangue. Quindi eh, non solo i personaggi che abbiamo preso in considerazione sono personaggi radicalmente estranei all'area di Roma, tutta gente che viene da lontano, ma in alcuni casi si tratta anche di gente assai poco raccomandabile, che si tratti di dei o di uomini. Adesso facciamo un salto in avanti. E prendiamo in considerazione Romolo. Il fondatore della città, uno dei due gemelli posti in quella cesta che quella mattina si è arenata sulle, eh, sulle rive del Tevere in coincidenza della grande ansia appunto del Campo Marzio invece di essere travolta dalle onde e di uccidere, e di uccidere eh, chi era custodito al suo interno. E... Il mito di Romolo è uno dei miti più complessi, più articolati dell'immaginario eh, dell romano e quindi necessariamente ne possiamo trattare soltanto in maniera estremamente sintetica. Ci sono tre momenti particolari di questo mito sui quali vorrei attirare stamattina oggi la vostra attenzione perché sono coerenti con il discorso più generale che stiamo facendo. Il primo è questo, siamo nel momento in cui sta per essere tracciato il solco che deve delimitare il perimetro della città. Romolo è lì, non è naturalmente da solo, è insieme con eh, coloro che si sono uniti a lui in questa avventura eh, della fondazione di una nuova città. E che cosa succede? Beh, qui naturalmente, come potete immaginare, in base anche a quello che abbiamo detto prima sulla estrema variabilità e volatilità del mito, ci sono una serie di versioni molto diverse su quello che accade. A noi interessa in particolare una versione che racconta il biografo greco Plutarco che tra primo e secondo secolo d.C. Compone anche appunto, una biografia di Romolo. E Plutarco ci dice che. Prima di procedere alla tracciatura del solco viene scavata una fossa profonda che i latini chiamano Mundus e in questa fossa non soltanto vengono gettate le primizie di tutte le cose che sono necessarie eh, per il futuro di una città, ma soprattutto che tutti coloro che quel giorno insieme con Romolo partecipano alla fondazione e che dunque presumibilmente sono i futuri primi abitanti della città, gettano una zolla della terra dalla quale ciascuno di essi proviene. Poi tutte queste zolle vengono rimescolate fra di loro, compattate e la fossa, e la fossa viene chiusa e rappresenta il centro di una circonferenza che Romolo traccerà di lì a poco con l'aratro e che rappresenterà appunto il perimetro di Roma. Zolle di provenienza diversa che vengono eh, gettate in questa stessa fossa e poi successivamente mescolate. Momento numero due. Roma è stata fondata. Romolo ha voluto che le sue mura fossero molto grandi perché, dicono gli storici antichi, già in qualche modo voleva auspicare la futura grandezza della città e quindi aveva creato una, una cinta di mura che era in realtà assolutamente sovradimensionata rispetto a quelli che erano in quel momento gli abitanti di Roma, ma che Roma lo sperava potesse mh, favorire, insomma, propiziare, eh, quasi preannunciare eh, magicamente eh, la futura crescita della città. E allora decide di incrementare rapidamente il numero dei suoi abitanti, ma come farlo? Romolo istituisce un asilo, una sorta di zona franca nella quale chiunque da qualsiasi parte venga e quale che sia il suo passato può cercare rifugio ed essere automaticamente annoverato fra i cittadini, fra i cittadini di Roma. E naturalmente in questo, rifugio, in questo asilo trovano posto schiavi fuggitivi, gente che ha conti in sospeso con la giustizia, avventurieri, banditi o anche semplicemente persone che sono in cerca di una seconda possibilità e che sperano di trovarla in questa città che sta nascendo. Ecco, tutti costoro, senza fare conto su quale sia il loro passato, vengono automaticamente arruolati come nuovi cittadini di Roma. Momento numero tre. Bene, Roma si è popolata, ma si è popolata esclusivamente di maschi la strategia dell'asilo Romuleo ha funzionato ma hanno cercato rifugio in esso soltanto uomini, c'è quindi il problema che la città non avrà una seconda generazione se non ha le donne eh, con le quali partorire i figli legittimi dei cittadini romani si tenta di risolvere il problema attraverso le vie diplomatiche inviando ambascerie nelle città vicine ma nessuno dei, degli altri abitanti della regione vuole saperne di unirsi a quei poco di buono venuti da chissà dove e allora si procede con uno dei momenti più celebri sicuramente del mito di Romolo, il ratto delle Sabine, viene organizzato un falso spettacolo al quale vengono invitati i popoli vicini nel bel mezzo di questo spettacolo i giovani romani si gettano sulle donne sabine, le rapiscono e poi Romolo regolarizza quella situazione non esattamente ortodossa eh, sposando regolarmente eh, le sabine a quei giovani a cui era capitato di rapirle. Non esattamente un amore bruciante, ma insomma le cose sono andate così. Allora perché sono interessanti questi momenti del mito di Romolo? Perché vedete che ci mettono di fronte a una situazione che è sostanzialmente analoga a quella precedente. Una situazione cioè nella quale i romani sono tutta gente che viene da fuori, viene da fuori perché da fuori venivano quegli uomini che hanno gettato una zolla delle loro terre nel, nella fossa scavata da Romolo, vengono da fuori per definizione quelli che hanno cercato rifugio nell'asilo aperto da Romolo, ma vengono da fuori anche le romane le donne romane, le prime matrone di Roma, che sono state rapite dai popoli vicini e eh, grazie a questo rapimento, alle unioni quindi miste con eh, donne provenienti appunto da altre regioni del Lazio, hanno dato vita ai futuri, ai futuri cittadini di Roma. Allora c'è una coerenza di fondo in tutto questo che è interessante. Roma si presenta sin dalle proprie origini come una città mista, plurima, plurale, ibrida come una città che è propensa ad accogliere al proprio interno e integrare coloro che vengono da fuori, esattamente come la fossa di Romolo ha poi mescolato insieme e ricompattato le zolle della più diversa provenienza. E la clessida inesorabilmente sta correndo verso la fine della mezz'ora che mi è stata destinata, ma naturalmente non possiamo non fare almeno un cenno alla figura che è stata evocata più volte stamattina, la figura di Enea. Perché è interessante il fatto che, quando i romani hanno dovuto immaginare chi fosse il loro più remoto capostipite, non hanno immaginato qualcuno che venisse da lì, dal Lazio stesso, un eroe locale. Non hanno neppure immaginato un greco eppure i greci eh, nei loro miti avevano fondato eh, città praticamente in ogni costa del Mediterraneo e c'erano delle varianti del mito che accreditavano niente meno che a Ulisse, che a Odisseo, la stessa fondazione di Roma. I romani sono andati a prendersi una figura radicalmente altra ancora una volta, una figura che proveniva dall'altra parte del Mediterraneo. Certo, una figura non, eh, non così compromessa dal punto di vista etico come gli schiavi fuggitivi dell'asilo oppure il eh, possibile parricida eh, Evandro, però comunque la figura di un vinto, di uno sconfitto, di qualcuno che eh, era eh, reduce da una guerra eh, finita in modo infausto. Ed è interessante il fatto che i romani abbiano scelto questo mito, evidentemente, perché la scelta di un mito delle origini non avviene mai casualmente. È sempre un modo attraverso il quale una cultura cerca di comunicare un'immagine di se stessa ed è coerente con questo quadro della cultura romana che abbiamo provato così sinteticamente a dare il fatto che anche nel momento in cui si è trattato di scegliere, se mi passate questa espressione, sul mercato dei miti di fondazione quello che era più appropriato all'immagine che i romani intendevano dare di sé, è interessante che in quel momento i romani abbiano scelto di farsi discendere da uno eh, semi sconosciuto, profugo Troiano piuttosto che magari da, da un eroe laziale. E allora adesso riavvolgiamo nuovamente in avanti il filo del tempo e proviamo a vedere come si presenta quella Roma che abbiamo cercato di immaginare tutta prati e boschi alla metà circa del primo secolo a.C. d.C., chiedo, chiedo scusa, quindi pressappoco 2000 anni fa, nelle parole del filosofo Seneca che chiedo di leggere. Guarda questa folla immensa cui appena bastano le case di un'immensa città. La maggior parte di tale gente è priva della patria. Sono confluiti dai loro municipi, dalle loro colonie, insomma da tutto il mondo. Non c'è razza d'uomini che non converga in una città così remunerativa, sia per le virtù che per i vizi. Fa l'appello tutti costori, chiedi a ognuno di dov'è. La maggior parte, vedrai, ha lasciato il suo luogo d'origine per venire in una città che è sì la più grande e la più bella, ma non è la propria. A che scopo emunerare Antenore, il fondatore di Padova, ed Evandro, il re che trasferì gli arcadi sulla riva del Tevere, o Diomede e gli altri che la guerra di Troia disseminò, i vinti insieme ai vincitori, per le terre altrui? Come se l'impero romano non risalisse a un esule, un profugo che aveva perso la patria e si traeva dietro un pugno di superstiti alla ricerca di una terra lontana, sospinto in Italia dalla necessità e dal timore del nemico. Farai fatica a trovare una terra abitata ancora dagli indigeni. Tutto è il risultato di mescolanze e innesti. Grazie. Ecco, questo è il modo in cui si poteva raccontare Roma come una grande metropoli multiculturale. Eh, abitata da uomini che venivano da ogni parte del mondo. Seneca dice: Prova a fare l'appello di tutte le persone che incontri, magari per la strada, passeggiando, passeggiando per Roma. Vedrai che è gente che è venuta qui da ogni parte. Per la quale Roma è sì la più bella e la più grande delle città, ma sicuramente non è la propria. Ecco, su quei prati, su quei boschi che Properzio evocava all'inizio della sua elegia, sono sorte le mura di una immensa città. Eppure, Seneca. Continua a pensare Roma esattamente nei termini in cui abbiamo provato a raccontarlo noi. Lui lo dice naturalmente molto meglio. Cioè, come una città che deve la propria vocazione all'apertura, all'integrazione, all'accoglienza, alla mescolanza, all'ibridazione, la deve alle sue stesse origini. L'impero romano ha origine da un esule, da qualcuno che veniva da altrove e ha mantenuto per tutto il corso della sua storia la propria vocazione. Ora, qui. Finisco. Abbiamo trattato di una questione sostanzialmente eh, estremamente delicata, estremamente importante, la questione dell'identità. In fondo, questi miti sono un modo attraverso il quale, il quale i romani raccontano la propria identità. La nozione di identità è una nozione delicata, persino pericolosa da maneggiare. Se ne possono fare usi pessimi, come la storia del nostro tempo ripetutamente ci dimostra. Si dice spesso che una identità chiusa, compatta, Dura, sia il segno di, eh, un segno di giovinezza e di forza eh, per un popolo e per la cultura che la adotta. Beh, mi pare di poter dire che i romani dimostrano esattamente il contrario: si può cominciare con uno straniero alle foci del Tevere e ritrovarsi ad essere i padroni del mondo. Vi ringrazio per l'attenzione. Professore, grazie. Eh, io la volta scorsa scherzando eh, ho parafrasato, ho utilizzato un termine che anche oggi l'amico Andreas ha utilizzato che usa spesso il professor Strinati, lo abbiamo così un po' eh, abbiamo giocato, abbiamo detto che era rimarchevole. Io, se il professor Strinati lo consente, lo direi di nuovo, una lezione eh, splendida, rimarchevole, grazie. È riuscito a farci viaggiare eh, nel tempo, è riuscito, le dico la verità, anche a farci vedere, immaginare cosa fosse Roma prima, eh, è riuscito in modo perfetto, eh, chiudendo gli occhi si riusciva a, ricostru a ricostruire il paesaggio urbano eh, di quando erano selve e boschi. Poi, eh, lei non sa che noi viviamo anche di calcio, è eh, molto puro da questo punto di vista. Quando ha detto il Lazio, il popolo dei latitanti, io ho visto l'amico Lorenzo Parrotto che rideva, mi guardava e mi ha fatto: tie. Lo so, questo è così, però è anche vero che Saturno viene prima, la Lazio sta prima della Roma. Eh, non solo calcisticamente, tu lo sai, nasciamo molto prima di voi, eh, però scherzi a parte. ora Proprio sull'Atere, le suggestioni che lei ha, che, così, ha animato in noi sono, mal, sono moltissime. Su questo nascondersi, è legato proprio a, a Giano, mi veniva in mente, sempre ripescando a Procopio di Cesarea, eh, che Procopio di Cesarea nel, eh, nella sua opera Guerra greco-gotica utilizza un avverbio latra eh, in relazione alla descrizione del tempio di Giano. Eh, in un um, caso molto particolare lui dice eh, la guerra andava avanti, c'erano questi assedi continui, i romani stanchi eh, di, di questi assedi continui decisero di rivolgersi alle vecchie divinità, non a quelle, siamo nel VI secolo, dobbiamo immaginare una città completamente cristianizzata, e dunque dice di nascosto, latra, eh, alcune persone delle quali non si riuscì mai a sapere chi fossero, andarono nel foro e cercarono di aprire le porte del Tempio di Giano che era apascalcus, lui dice era tutto completamente di bronzo e questo fu all'origine del fatto che non riuscirono ad aprirle perché i cardini della porta di bronzo erano arrugginiti. Dunque queste persone cercarono, facendo di nuovo un tentativo, tornando alle origini di nuovo siamo nel VI secolo d.C. di aprire le porte del Tempio di Giano ma non ci riuscirono. Dunque davvero, professore, grazie a eh, una lezione splendida, altro che pedanti i professori eh, di latino. Eh, noi ne abbiamo avuto altri che sono altrettanto come lei eh, frizzanti, spumeggianti, ma eh, invidio i suoi alunni perché davvero riesce a, a trasferire tante emozioni. Dunque davvero grazie. Eh, tante emozioni ora le avremo anche dalla dottoressa Russo, Alfonsina Russo, che ci parla. Parlerà di storia dal Colosseo, tra passato e futuro. Dottoressa, anche per lei questo strumento di tortura di Antonio Gallonio, la clessidra, per lei mezz'ora. Prego. Intanto grazie agli organizzatori per uh, l'invito e vorrei ringraziare in modo particolare Katia Fausci, che è l'anima di Luce eh, sull'Archeologia, e anche grazie al pubblico che ci segue da lontano, da casa. Oggi, in una mezz'ora, è già partita la Clessidra, il tempo. Eh, parlerò del Colosseo che non è solo un'icona di Roma, una tappa obbligata per coloro che, per coloro che eh, vengono in Italia attratti dal fascino di un paese che nella cultura e nell'arte si è identificato. È anche uno dei monumenti più straordinari dell'antichità, che coinvolge ancora oggi il pubblico in un viaggio emozionante nella storia, in grado di sedurre l'immaginazione e di ispirare nuove storie. In questo flusso di emozioni che il Colosseo ispira, entreremo nel monumento attraverso gli ingressi numerati, dai quali il popolo romano accedeva all'anfiteatro, munito della propria tessera per raggiungere il posto assegnato sulle gradinate, rigorosamente in base alla propria classe sociale e genere. Alla visita degli ambulacri ci accompagnerà poi il viociare, il frastuono degli, del pubblico assiepato. Ci caleremo negli ipogei, dove la macchina dello spettacolo veniva allestita e dove schiavi, animali e condannati a morte, soprattutto gladiatori, attendevano nel buio o nella luce delle torce di apparire sull'arena. In questo percorso emozionale ripercorreremo insieme secoli i secoli dello splendore del monumento, simbolo del potere imperiale, cui seguiranno gli anni di degrado e poi la trasformazione a torre fortezza, a spazio domestico con stalle e orti, fino di nuovo al silenzio e abbandono che ne decretarono l'oblio e la dimenticanza sul ruolo avuto nell'antichità. Saranno le fonti letterarie, le iscrizioni, i reperti. Le tracce, le tracce lasciate sui muri del monumento a guidarci in questo viaggio. Il racconto parte dall'attuale piazza, non lontano dal Palatino di cui ci ha appena parlato il professor Lentano, l'attuale piazza che fino al 70 d.C. Mor Nerone muore nel 68. Eh, era occupata dal grande lago detto Stagnum Neronis, ampio circa 4 ettari, enorme, immenso, intorno a cui sorgeva la Domus Aurea di Nerone che aveva al centro la statua colossale dell'imperatore poi trasformato nel dio Elios. Oggi della Domus Aurea resta solo un piccolo padiglione che è sul colle Oppio perché la Domus Aurea era immensa, era circa, di circa 80 ettari. Alla caduta di Nerone gli imperatori della dinastia Flavia, Vespasiano, Tito e Domiziano, ognuno a modo proprio restituiscono alla collettività lo spazio sottratto da Nerone con una operazione demagogica importante costruendo l'anfiteatro. Qui vediamo appunto un'opera un conservata a Versailles che vede Vespasiano al momento della costruzione del monumento. Ma tutto nasce da dove? Nasce dalla distruzione di una città. Quale città? Gerusalemme, che causò anche la diaspora di un popolo, gli ebrei. La città venne infatti conquistata e distrutta da Tito, non ancora imperatore, nel 70 d.C., durante le guerre di Giudea. Abbiamo la cronaca in diretta di Giuseppe Flavio, contemporaneo agli eventi, che nella guerra giudaica descrive così le immense ricchezze custodite nel tempio di Salomone a Gerusalemme e ci racconta anche della sua distruzione con il conseguente saccheggio da parte delle truppe condotte da Tito. Delle porte nove erano tutte coperte d'oro e d'argento, a pari degli stipiti e degli architravi, mentre una, quella fuori dal santuario, era di bronzo di Corinto. La prima parte del tempio conteneva tre opere d'arte massimamente ammirate e famose fra tutti gli uomini: un candelabro, una tavola e un altare per gli incensi. Le sette fiamme, perché tale era il numero dei bracci del candelabro, rappresentavano i pianeti. I dodici pani sulla tavola simboleggiavano il cielo dello zodiaco e l'anno. L'altare degli incensi, con i suoi tredici profumi ricavati dal mare e dalla terra, sia disabitata sia abitata, significava che tutte le cose sono del Dio e fatte per il Dio. All'esterno del tempio non mancava nulla per impressionare, nella mente, nella vista. Infatti, essendo ricoperto dappertutto di massicce piastre di oro, fin dal primo sorgere del sole era tutto un riflesso di bagliori e a chi si sforzava di fissarlo faceva abbassare lo sguardo come per i raggi solari, mentre il tempio bruciava gli assalitori, eh, i, i legionari romani saccheggiavano qualunque cosa capitava e fecero un'immensa strage di tutti quelli che presero. Di questi tragici avvenimenti vediamo, abbiamo una viva rappresentazione sull'arco sull di Tito al foro romano, fatto costruire da Domiziano in memoria del fratello Tito già divinizzato per celebrarne proprio il, di, il trionfo nella guerra giudaica. Sfilano i soldati romani con le spoglie del Tempio di Gerusalemme. Vediamo la Menorà, eh, vediamo le trombe d'argento e gli altri eh, tesori portati dalla, dal Tempio di Salomone. La costruzione del Colosseo ebbe inizio nel 71 d.C e fu finanziata proprio con il bottino della guerra giudaica del 70. L'iscrizione che parla del restauro da parte del prefetto del pretorio di Roma, Lampadius, di V secolo d.C., voi direte cosa c'entra, in realtà è incisa su un blocco riutilizzato che presenta fori di fissaggio per lettere metalliche che vennero decifrate nel secolo scorso dall'epigrafista Geza Alfogli. Ci restituiscono l'iscrizione originaria di dedica dell'anfiteatro e della sua fonte di finanziamento. Infatti dice Ex Manubis, il bottino di guerra composto dalle ricchezze trafugate a Gerusalemme. Parla appunto della costruzione dell'Anfiteatrum Novum. L'edificio fu costruito, pensate, in soli nove anni e fu inaugurato solennemente da Tito. Completato poi da Domiziano eh, con i sotterranei di pietra, cioè quando Tito inaugurò i sotterranei, quelli che noi vediamo, non erano ancora costruiti, ma erano in legno. E, e più volte venne restaurato il monumento fino al V secolo d.C.: noto in origine come Anfiteatrum Magnum o Cesareum, nell'alto medioevo, poi vedremo, prese il nome di Coliseum, probabilmente per la vicinanza con la statua di Colo del colosso eretto da Nerone. La storia del monumento più celebre d'Italia e forse al mondo inizia dunque nell'80 d.C., con gli spettacoli inaugurali che, pensate, durarono 100 giorni e furono uccise 5.000 fiere sul piano dell'arena, davanti a quasi 70.000 spettatori. Così Marziale, che era presente agli spettacoli, ci racconta dell'inaugurazione nella sua opera De Spectaculis e lui vide una, una caccia all'interno del, del Colosseo e così racconta. Affondò la lancia di cacciatore anche in un orso che si precipitava contro a testa bassa. Un orso che è il re delle fiere sotto la cappa dei cieli artici e abbatté un leone magnifico, di dimensioni mai viste, degna della possanza di Ercole. E con un dardo colpì a morte un leopardo in piena corsa. Vinse il premio dell'onore, eppure era intatta tutta la sua forza. L'ingresso agli spettacoli era gratuito. Eh, qui vediamo una ricostruzione e l'assegnazione dei posti a sedere e i percorsi per raggiungerli dipendevano dall'accetto sociale di appartenenza, come abbiamo detto prima. L'imperatore seguiva i giochi dal palco imperiale, sedevano intorno al podio, nella parte più bassa della cavea, eh, ovviamente le persone più importanti. Gli spettacoli richiamavano mh, genti da tutte le parti del mondo allora conosciuto dell'impero. L'anfiteatro diventava una sorta di melting pot. Nella parte intermedia della cava eh, sedevano gli ospiti stranieri. Eh, noi lo sappiamo da un'iscrizione che ci parla del locum Gaditanorum, abitanti di Gades, odierna Cadice in Spagna. Negli spalti superiori, più lontani dall'arena, la plebe si intratteneva con scommesse, giochi, eh, mangiava, si abbeverava alle fontane, eh, sono rimaste tantissime fontane, le testimonianze delle fontane presenti al Colosseo, si possono tuttora vedere. Eh, ma non esageravano, eh, il, il pubblico non esagerava con le bevande alcoliche. Lo sappiamo perché Marziale ci dice che agli spettatori veniva eh, distribuita una quantità di gettoni corrispondente ad una sola razione di vino, proprio per evitare ubriachezze moleste. E che cosa facevano le donne? Le donne che erano di solito nella parte alta insieme alla plebe, nella parte più lontana dall'arena, tranne le sacerdotesse vestali che avevano una tribuna eh, d'onore in basso, proprio di fronte a quella dell'imperatore. Cosa facevano le donne? Eh, nel, tra un gioco e l'altro, chi filava confuso, fuseruola, chi cuciva è il, con aghi in osso, chi ritoccava il trucco, chi si sistemava la conciatura. Era molto frequente perdere tutti questi piccoli oggetti che venivano poi spazzati via dagli inservienti nelle fogne e sono arrivati fino a noi e si possono ancora vedere. Le giornate eh, con spettacoli erano scandite da una varietà di eventi ludici e non solo. Noi abbiamo, avevamo, eh, quindi, nel, nel Colosseo, al mattino le cacce esotiche, le condanne a morte nel primo pomeriggio, esibite come dei racconti mitologici, come ad esempio il supplizio di Prometeo, e eh, la sera, eh, lo spettacolo più atteso quello proprio dei gladiatori. Eh, si era pensato anche a tutto, anche a come contrastare il caldo, il sole e la pioggia. In questi casi, qui vediamo appunto una ricostruzione, erano i marinai della flotta imperiale più famosa dell'antichità, quella che aveva base a Miseno, nel golfo di Napoli, che eh, appunto calavano il velarium, un tendaggio sorretto dalle mensole posizionate sul punto più alto dell'anfiteatro, l'Attico, a 50 metri di altezza. E adesso giungiamo ai sotterranei, sono proprio i sotterranei, i brulicanti di persone ed animali, in cui troviamo l'anima dell'anfiteatro. Lì si svolgeva tutto le ricostruzioni che eh, noi appunto troviamo ora ehm, proprio nell'esposizione eh, nell permanente che dal 2018 è all'interno dell'Anfiteatro Flavio proprio illustrano le prime tipologie di montacarichi e piattaforme della fase Flavia. Quindi dobbiamo immaginare un'arena tecnologica eh, per l'epoca. Eh, ed erano appunto 28, nella prima fase dell'anfiteatro, che se azionate contemporaneamente, eh, dovevano prevedere la forza di 224 schiavi. Poi successivamente, nei vari restauri, eh, furono sostituite da 60 ascensori azionati con un sistema di argani e contrappesi di piombo eh, con funi, qui le vediamo, che passavano su carrucole inserite nei pilastri verticali di Travertino. Tutte queste ricostruzioni le dobbiamo grazie a degli studi pluridecennali dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma. Il piano dell'arena, quindi, punteggiato di botole, si Sopriva per far apparire quasi magicamente scenografie, animali, uomini. Il pubblico rispondeva con grande trasporto, incitava i propri beniamini, si godeva lo spettacolo. La tradizione dei combattimenti prosegue almeno fino agli inizi del VI secolo d.C., ma presto l'avversione degli imperatori cristiani verso i giochi cruenti e il degrado dell'anfiteatro causato dai continui terremoti, soprattutto quelli di eh, V secolo, contribuiscono al suo progressivo declino fino alla proibizione degli spettacoli all'ultima caccia che risale al 500. No, devo andare un po' indietro. Ecco, al 523 d.C., qui vediamo un dittico d'avorio proprio che eh, descrive le ultime cacce, eh, probabilmente svoltasi proprio nel, nell'anfiteatro eh, Flavio, nel Colosseo. Comincia una fase di abbandono e di decadenza, nel corso della quale i sotterranei si riempiono di terra e parte del settore meridionale, quello più fragile del monumento, eh, inizia progressivamente a crollare, determinando l'innalzamento dell'intero circostante. Nell'VIII secolo d.C. Il, il monaco anglosassone eh, beda eh, il Venerabile afferma che finché esisterà il Colosseo esisterà Roma, quando cadrà il Colosseo cadrà anche Roma e quando eh, cadrà Roma anche il mondo intero cadrà. Roma ormai quindi è mitizzata in questo periodo e il Colosseo con essa, perché con la sua dimensione colossale, riesce, eh, la sua forma ries riesce proprio a rappresentare la globalità del mondo. La Chiesa e le più importanti famiglie di Roma in quel periodo, quindi siamo appunto ormai tra, alla fine dell'VIII secolo d.C., cominciano a contendersi gli spazi del monumento tra l'undicesimo e il quattordicesimo secolo i frangipane che avevano già costruito una famiglia romana importante di quell'epoca che avevano già costruito una serie di fortificazioni e delle um, residenze lungo la via sacra e presso l'arco di Tito occupano 13 arcate della porzione sudorientale dell'edificio la vicina chiesa di Santa Maria Nova affitta domus e cripte Ricavate utilizzando i fornici in rovina dove vengono posizionate travi sui muri per creare soppalchi di legno su cui conservare il fieno e ricavare anche stalle con mangiatoi e abbeveratoi per gli animali come testimoniano i numerosi fori ancora oggi visibili sui pilastri. Ecco cosa sono i numerosi fori che oggi noi vediamo eh, sui pilastri del Colosseo. È proprio a partire da questo periodo che negli atti notarili inizia a comparire e ad affermarsi l'appellativo Amphitheatrum coliseum. La zona fortificata comprendeva un massiccio torrione. Qui lo vediamo nella ricostruzione che è appunto all'interno dell'esposizione permanente del Colosseo, vediamo la ricostruzione anche delle cripte con appunto le stalle all'interno. Quindi la, appunto, la chiesa di Santa Maria Nova affitta Domus e Crypte. Eh, la zona fortificata comprendeva quindi, come dicevo, questo massiccio torrione costruito in corrispondenza dell'accesso orientale e lungo l'intero fronte meridionale. Eh, un lungo camminamento di ronda che consentiva la massima visibilità su una zona ormai libera da strutture. Qui vediamo il camminamento. Nel XIII secolo il Colosseo fu coinvolto quindi negli, sfro, negli scontri che eh, si ebbero tra i frangipane e un'altra famiglia aristocratica romana, gli Annibaldi, nell'ambito della lotta per le investiture. E più tardi, nel 1349, un violento terremoto accresce il livello di rovina ecco questo è del piranesi una, mh, un violento terremoto accresce il livello di rovina in cui si trova il Colosseo e di questo terremoto ne parla anche mh, Petrarca. Il sisma distrusse la fortezza dei Frangipane e probabilmente ingrandì la breccia in corrispondenza dell'estremità meridionale dell'asse minore volta al cielo. Qui vediamo appunto una veduta del Piranesi nel 1776 in cui si vede molto bene proprio la breccia sul lato eh, meridionale, An anche nel Settecento, quindi molti secoli dopo. Quindi inizia dal 1349, quindi da questo terremoto così violento che colpì Roma, eh, una fase lunga che dura almeno tre secoli. Durante la quale il Colosseo assume significati nettamente distinti e contrastanti: diventa cava di marmi e di pietre per volere dei papi riutilizzatori per costruire la nuova Roma, la Roma dei papi. In particolare per la fabbrica di San Pietro e per molti altri edifici della città. Si acutizza anche il desiderio di restituire l'edificio alla cristianità per sottrarlo al potere laico e pagano, pur essendo allo stesso tempo luogo di studio e modello di riferimento per i grandi architetti umanisti. Pensiamo a Francesco Di Giorgio Martini, ai fratelli Sangallo ed Andrea Palladio. Infine, come tempio rotondo, il Colosseo veniva visto anche come il tempio dei templi della Roma pagana, come lo troviamo descritto nelle guide e in alcuni itinerari per pellegrini. Nel 1397 Bonifacio IX. Concesse alla potentissima confraternita del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum che eh, svolgeva compiti assistenziali come tutte le confraternite dell'epoca, concesse quindi un terzo del Colosseo. L'area donata comprendeva quasi tutto il fronte meridionale, antistante le pendici dei colli Palatino e Celio e quanto restava della fortezza lungo il fronte nord est eh, che la confraternita Confraternita del San Salvatore detenne fino all'inizio del XVI secolo. Eh, parte delle gallerie murate prima dai frangipani al secondo ordine ospitavano, ospitarono in quel periodo l'ospedale gestito dalla medesima eh, confraternita, come paiono suggerire eh, tre stemmi datati alla metà del Cinquecento appartenenti a famiglie proprio afferenti alla confraternita. Nel corso del Medioevo vennero costruite numerose chiese a ridosso del Colosseo, però nessuna di esse si è conservata e la loro esistenza è nota solo grazie ai documenti contemporanei che ne hanno tramandato il nome. Eh, di alcune non si conosce proprio la precisa localizzazione, eh, anche se forse erano vicinissime all'anfiteatro se non addirittura all'interno, ma si è conservata una piccola chiesetta, forse era eh, una cappella in origine, che è quella ancora oggi in uso, che è Santa Maria della Pietà. Qui la vediamo, ecco proprio qui, ehm, eh, che in una, in olio, un olio su un olio su tela del 1818. Eh, oggi la Santa Maria della Pietà è ancora attiva ed è stata è affidata dal 1955 al Circolo di San Pietro. Nel tardo Medioevo eh, l'anfiteatro appare come un, un, anche un orto botanico eh, in cui crescevano senza controllo arbusti sterbi. Muschi, fiori. Eh, si perde ogni traccia della funzione originaria e questa situazione contribuisce ad ammantare il Colosseo di fantasie, leggende popolari e superstizione. Lo vediamo anche in questo olio oh, su tela eh, come appunto il verde infesta il Colosseo. Nei Mirabilia Urbis Rome, una sorta di guida di viaggio per i pellegrini in uso eh, fin dal XII secolo. Il Colosseo figura come un teatro, come un tempio dedicato alle demoniache divinità pagane, un templum solis o jovis. Così l'anfiteatro diventa proprio nell'immaginario un, un luogo magico dove si praticavano le arti magiche e in cui veniva visto il poeta mago Virgilio. Anche che operava con le sue arti magiche. Ci spostiamo ora nel 1600, quando il Colosseo viene considerato invece il luogo del martirio dei primi cristiani, seppure nessuna fonte storica attendibile ne faccia proprio preciso riferimento. Eh, la convinzione venne alimentata già nel secolo precedente da eh, Pio V, che, inserendo il Colosseo nell'itinerario dei pellegrini, prescrisse loro di raccogliere come reliquia la terra dell'arena intrisa del sangue dei cristiani. La lettura laica del monumento è comunque presente in contrapposizione, quindi vediamo eh, dal laico al dal pagano, laico, cristiano. E, mh, dicevo appunto che la lettura laica del monumento si eh, mh, vede nelle contemporanee guide di Roma che non accennano al culto dei martiri ma forniscono per il Colosseo una descrizione di tipo esclusivamente archeologico. A partire dalla seconda metà del XVII secolo, nel clima di affermazione della Chiesa di Roma promosso dalla controriforma, matura l'idea di consacrare l'intero anfiteatro. Quindi si dovrà aspettare però la proposta di Clemente X di solennizzare il giubileo eh, del 1675 proprio nel Colosseo. Il Papa consacra l'anfiteatro alla memoria dei martiri, è innalzata una croce al centro dell'arena e vengono redatte due epigrafi dipinte ora scomparse e probabilmente il dipinto murale che riproduce una veduta prospettica, qui lo vediamo, della città ideale di Gerusalemme, che era una tappa durante le processioni. Eh, sacre. Eh, si trova questo dipinto murale sull'arco di fondo dell'ingresso occidentale ed è tuttora visibile, è proprio al primo ordine e il parco la. Restaurato e il restauro si è concluso il 7 agosto del 2020 e ora eh, si sta valorizzando con un nuovo sistema di illuminazione con videomapping, quindi presto il pubblico potrà ammirare e vedere anche i dettagli, le numerose raffigurazioni che questo dipinto murale cela. A questo periodo risale anche mh, il progetto per la costruzione di una cappella al centro dell'arena. Commissionato a Gian Lorenzo Bernini, approvato da Clemente X, siamo nel 1670-1676, l'epoca quindi del Giubileo, eh, ma non fu realizzato mai proprio per mancanza di fondi. Il progetto per la definitiva consacrazione fu redatto però da un allievo del Bernini, Carlo Fontana e qui appunto vediamo i suoi, il, il progetto, il, um, i disegni. Pensa ad un santuario monumentale a pianta centrale, impostato sull'asse maggiore dell'ovale e integrato da un portico perimetrale. Anche però quest'idea non vede mai la luce. Nel 1750 Benedetto XIV emana un editto che proibiva la profanazione del monumento e eh, consacra eh, l'arena e il Colosseo alla memoria della passione di Cristo e dei martiri cristiani. Eh, quindi fa costruire intorno alla croce, lungo il perimetro dell'arena, le 14 edicole della Via Crucis rendendo istituzionale la celebrazione del rito del venerdì santo al Colosseo. In questo periodo, al primo ordine del monumento, è presente anche l'abitazione di un eremita. Qui vediamo appunto un dipinto di Hubert Robert del XVIII secolo e con l'Eremita. La sua abitazione, è appunto ci dicono le fonti, era articolata su due livelli, con un'ampia nicchia che ancora oggi è visibile, eh, che era utilizzata dall'Eremita come inginocchiatoio. Il rovinoso stato di conservazione comunque in cui versava il monumento è visibile dalle opere dei pittori che accompagnavano intellettuali e giovani dell'elite nord europea nel viaggio di istruzione in Italia, il Grand Tour. Tra gli altri, ehm, qui appunto vediamo eh, quest'olio su tela di Caspar van Wittel del 1711, in cui eh, il Colosseo è veramente in uno stato di grande rovina. E, tra, tra gli altri voglio ricordare mh, un, eh, un personaggio eh, che fa parte di questo clima intellettuale, di questo periodo del, tra 700 e mh, metà Ottocento, che eh, visita Roma l'11 novembre del 1786. Parlo proprio di Goethe e così descrive le sue emozioni al cospetto del Colosseo. Verso sera ci recammo al Colosseo. Era già quasi buio. Quando si contempla una cosa simile, tutto il resto appare un'inezia, è così grande che la mente non riesce a comprenderlo in sé. Nel 1800 l'architetto Angelo Uggeri lancia un accorato appello per la difesa del monumento. Invitando le autorità a bloccare il processo distruttivo che minacciava di privare i posteri anche della visione di quello che restava dello straordinario monumento. E l'avvio di una rinnovata coscienza della tutela e saranno proprio i papi ad attuarlo. Pio VII commissiona tra gli altri all'architetto Raffaele Stern la costruzione dello sperone, che qui vediamo, eh, che prende proprio il suo nome. Eccolo qui. E e fissa anche lo stato di crollo del terzo ordine. Di lì a poco si interviene anche sul lato opposto, quello ovest, con la costruzione di un altro sperone realizzato da Valadier. Oggi i due principali accessi del Colosseo, proprio per il pubblico, vengono proprio identificati con i nomi dei due architetti. Nel frattempo, per tutto l'Ottocento, eh, inizia la stagione della riscoperta del Colosseo, prima da parte dello Stato pontificio. Poi, appunto, abbiamo accennato anche al governo francese e poi infine al Regno d'Italia. Gli scavi liberarono da detriti il monumento, coperto fino all'imposta delle mensole dell'arcata del primo ordine. Si rimuovono le edicole della Via Cruci se si scava per far riemergere i livelli antichi. È l'inizio di una nuova fase, una, na, una nuova fase che si avvicina ai nostri tempi. Eh, il Colosseo eh, si diventa a un certo punto anche isola spartitraffico, ma viene liberato dalla, dal traffico agli inizi degli anni Ottanta, proprio in concomitanza con una rinnovata stagione di ricerche, di scavi e di restauri, finalmente condotti con rigoroso metodo scientifico e ancora oggi in corso. Il nostro viaggio si avvicina a conclusione. Il tempo è scaduto con l'istituzione del Parco Archeologico del Colosseo nel 2017 in questi tre anni sono state numerose le iniziative condotte dal, uh, dal parco ecco qui vediamo i confini del parco archeologico del Colosseo che coincidono eh, quasi con tutta l'area archeologica centrale e quindi tutte le nostre attività sono rivolte alla cura del monumento ma anche alle esigenze del nostro pubblico il pubblico è al centro della nostra attenzione e, e quindi il ora Abbiamo perso gran parte di questo pubblico che nel 2019 aveva raggiunto 7 milioni e mezzo di visitatori, un pubblico proveniente da tutto il mondo. E il Colosseo, il, nostro, il parco ehm, porta avanti anche una politica di costante dialogo con le istituzioni, con la società civile di Roma per rendere sempre di più l'area archeologica centrale il cuore pulsante della città. I lavori di restauro. In questi tre anni abbiamo restaurato eh, i sotterranei e, e quindi è possibile. Spero presto, quando finalmente potremo riappropriarci del, dei nostri luoghi della cultura, eh, potranno essere visti i sotterranei in un nuovo percorso che attraversa eh, tutto il monumento, dalla porta libitinaria est alla porta triunfalis. E, e proprio la, il restauro che è stato condotto in questi tre anni dei sotterranei cons ha consentito di eh, bandire. Il, il bando per l'arena, un'arena che dovrà essere eh, tecnologica ehm, e riproporre quella dinamicità che aveva nel, nel mondo antico. E per quanto riguarda i nuovi allestimenti, vorrei solo citare brevemente: ecco, qui abbiamo i sotterranei. Eh, brevemente, l'esposizione permanente, eccola qui, eh, che è un punto di riferimento ora per le visite del, eh, al Colosseo, perché effettivamente racconta tutta la storia millenaria dall'inaugurazione fino alla, agli anni proprio del fascismo. Eh, per il pubblico, sono stati anche in questi anni organizzati eventi serali, Qui vediamo appunto Sangue Arena, il sogno del gladiatore. Eh, importantissime poi le mostre di cui accennava mh, Andrea Steiner, eh, che, eh, tra cui Pompei, una storia romana che invito il pubblico a visitare: è una storia eh, lunga, quattro secoli, che mh, vanno dalla fine del IV secolo a.C. all'eruzione del 79. E infine il nostro lavoro. Mh, che eh, si è trasformato quest'anno con l'anno la, della pandemia eh, che eh, vede effettivamente eh, un, um, il nostro parco, il Colosseo soprattutto sulle pagine social e mh, appunto mh, eh, ci siamo dotati di un'offerta sempre più ampia eh, online abbiamo definito questo nostro sito online il quinto sito oltre ai siti fisici Colosseo, Foro Romano, Palatino, Domus Aurea il primo febbraio e co concludo davvero eh, dopo tre eh, lunghi mesi di ulteriore chiusura eh, si sono riaperti i cancelli del parco per ora solo durante la settimana dal lunedì al venerdì e si è voluto festeggiare questo momento importante di speranza e di ripresa con un concerto degli allievi del conservatorio di Santa Cecilia proprio dall'arena del Colosseo in un abbraccio forte e necessario con il mondo della musica costretto ad un lungo silenzio della pandemia Covid-19 ma tutto il mondo con tutto il mondo della cultura e da una rinnovata condivisione fra tutti coloro che operano nel mondo della cultura, declinata in tutte le sue espressioni, si potranno veramente costruire le premesse per una comunità sempre più solidale che condivide un progetto positivo di rigenerazione e di rinascita. Grazie. Grazie anche a lei dottoressa Russo per questa lezione bellissima, io ormai è inflazionato, lo dico perché però è vero, è rimarchevole l'intervento, eh, ormai Claudio scusa facciamo che diventa... Eh diciamo di uso pubblico, non è solo più tuo questo eh, aggettivo No, scherzi a parte davvero, grazie per averci fatto viaggiare dall'età Flavia oggi siamo andati dalle origini in cui Roma erano ancora boschi eh, all'età neroniana in cui c'era questo stagno immenso poi sostituito eh, dall'anfiteatro Flavio tantissime le suggestioni ci ha fatto viaggiare eh, tra Beda, l'istoria ecclesiastica gentis Genti Sanglorum, agli Eremiti la storia cristiana eh, tante sino ai nostri giorni alle nuove tecnologie, alle lezioni online, alla riapertura che speriamo sia il più... Mh completa diciamo possibile e tra le tante suggestioni una in particolare mi eh, volevo notare lei ha fatto vedere una un bellissimo affresco di Charles de la Fosse quello dei lavori eh, mostrati no, in corso d'opera della costruzione ricordo che nel grande appartamento du Rua che sta lì alla reggia di Versailles il, il salone di Apollo eh, Charles de la Fosse fa questi quattro affreschi queste quattro lunette eh, due sono dedicate a Roma l'altro è proprio e allo stesso schema compositivo, Claudio Strinati. Io sempre non mi voglio sostituire a te in queste cose, non, lo, non saprei mai dirle. però lo stesso st schema compositivo con gli architetti che mostrano, eh, aprendo il rotolo, il cantiere proprio del porto di Miseno fatto da Augusto. Eh, abbiamo parlato no, proprio dei, dei misenati che lavoravano al velario. Questo perché? perché, proprio nella prima età moderna, vedevano nel Colosseo una grande impresa edilizia alla pari di di una struttura pubblica quale ad esempio Porto di Miseno che è stato uno dei porti fondamentali in Mediterraneo a partire dell'età austea dunque davvero grazie dottoressa una lezione splendida ehm, ora come eh, chiusura inviterei di nuovo l'amico Lorenzo Parrotto a prendere la parola e leggerà un brano tratto da Roma monumenti miti storie della città eterna di Donatella Puliga e Silvia Panichi terminata la lettura dell'amico Lorenzo eh, senza che io riprenda la parola inviterei l'amico professor Strinati, ormai consuetudine, a portare i saluti e dare l'appuntamento al prossimo incontro. Lorenzo, a te la parola. C'è un posto a Roma dove si respira ancora un po' di magia e di quella strana mescolanza di regalità e fatiscenza che alcuni luoghi di questa città trasmettono e che ha un suo stretto collegamento con la storia del Colosseo. La via Tuscolana conduce nel suo tracciato urbano a Cinecittà. Fino agli anni 30, gli insediamenti arrivavano fino a Porta Furba, un arco monumentale in peperino, voluto nel 500 da Papa Sisto V. Peretti. Con cui si celebra l'acquedotto Felice, che portava l'acqua dal territorio dei Colonna nella parte alta della città. Non lontano dalla porta si estende il Parco degli Acquedotti, collegato al Parco dell'Appia Antica, dove resti di casali e ville si mescolano con le arcate degli antichi acquedotti. Al chilometro 10 della Tuscolana, nella zona del cosiddetto Quadraro, sorsero in epoca fascista gli stabilimenti cinematografici, il Centro Sperimentale di Cinematografia e l'Istituto Nazionale Luce. Il Centro Nazionale di Cinematografia fu inaugurato nel 1940, nella sede progettata da Pietro Aschieri e Antonio Valente, per far sì che le professionalità legate all'industria cinematografica potessero contare su una preparazione adeguata e riconosciuta. L'edificio ospita un grande teatro di posa, una biblioteca di circa 30.000 volumi e la Cineteca nazionale, dove per obbligo devono essere depositate tutte le copie dei film italiani. Sull'altro lato della via Tuscolana c'è invece l'ingresso principale a Cinecittà, la città del cinema che andò a sostituire la Cines la società romana di Via Veio, distrutta da un incendio nel settembre del 1935. I lavori furono affidati all'architetto Peressutti, sul terreno acquistato dal principe Torlonia. Mussolini pose la prima pietra il 29 gennaio 1936 e dopo poco più di un anno, mentre si inneggiava al cinema come allarma più efficace per il consenso, Furono inaugurati gli stabilimenti cinematografici più moderni d'Europa. Da allora, tantissimi sono gli attori, i registi, i tecnici, gli scenografi, le sarte, i lavoratori di tutti i generi che hanno popolato questo microcosmo, nel quale la Roma antica ha avuto una parte importantissima, con le sue corse di carri, i combattimenti in circhi e arene perfettamente ricostruiti, dove è stato visto aggirarsi anche qualche centurione con l'orologio al polso con una pausa soltanto dopo l'8 settembre 1943, quando i teatri di posa furono trasferiti a Venezia per dar vita a una casa di produzione controllata dalla Repubblica di Salò. La sede del Quadraro fu allora occupata prima dai tedeschi e poi dagli americani e si trasformò in un campo di accoglienza profughi. Molti di essi furono vestiti da centurioni o da primi cristiani per le scene di folla di Quo Vadis. All'inizio degli anni 50 arrivarono anche le produzioni americane e alla fine di quel decennio le fantasie di Fellini animarono magicamente questi spazi. Un ricordo di Carlo Verdone rende bene l'idea della cinecittà di quegli anni. Quando ero piccolo, mio padre era direttore del centro sperimentale di cinematografia e mi faceva accompagnare qui, dove vedevo i set dei grandi registi. Era la fine degli anni 50, primissimi anni 60. C'erano grandi produzioni di film storici, i Maciste, gli Ursus, gli Ercole, tutti film di mitologia. Mi mettevo a guardare questa moltitudine di comparse, perché all'epoca ce n'erano centinaia e c'erano grandi costruzioni, quindi era molto affascinante per un bambino. La pausa pranzo però era imbattibile. Tutti i soldati, tutti gli schiavi, tutti questi uomini romani improvvisamente si fiondavano sui cestini e dicevano ammazzate quanto è duro sto pane! Oh. Ma prendi un piatto di pasta per cortesia. E ritornava tutto come a trastevere o come al quadraro. Grazie. Così, cari amici, eh, la giornata di oggi è terminata. Abbiamo eh, effettivamente abbiamo credo tutti molto apprezzato quello che l'amico Ghilardi ha. Saggiamente rimarcato, cioè, nella giornata di oggi, attraverso gli interventi del professor Lentano, della direttrice Alfonsina Russo, eh, siamo passati dal, dal, dal grande tema del mito delle origini, potremmo dire, articolato nei vari aspetti che <ride> conservano naturalmente una. Una rilevanza per la nostra cultura a dir poco monumentale o abissale, se vogliamo considerare una sorta di metafora in contrapposizione. E da questi siamo arrivati a una ricognizione, eh, illustrata dalla responsabile, di quella che è effettivamente una prospettiva futura e una realtà già esistente che certamente verrà ricordata dagli storici del futuro come la grande svolta della cultura, forse della stessa vita sociale del nostro tempo, grande svolta di cui noi ci rendiamo conto fino a un certo punto e che in realtà è, 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 è davvero epocale, quella cioè della, della costituzione, gestione, e amministrazione del parco archeologico, eh, che non è soltanto una grandissima novità amministrativa, ma è una grandissima innovazione nel concetto di gestione, tutela, studio, conservazione, didattica e formazione del nostro, del nostro popolo, del nostro essere. E, ne abbiamo ascoltato i presupposti e l'attuale situazione. Una lezione nel vero senso della parola, come naturalmente un'altissima lezione è quella che ci viene da, dal professor Lentano, che ci aiuta a riflettere e a capire un po' meglio quello che tutti noi, almeno tutti quelli che hanno avuto una formazione, diciamo, una buona formazione di, di quella che è stata una buona scuola nel nostro paese, lo è tuttora ma certamente lo è stato particolarmente in periodi abbastanza recenti e cioè appunto la, la, cognizione, la cognizione dei grandi miti, l'origine di Roma, ma è, mai come in questo caso vale una... Una sentenza che mi, mi, mi perdonerà l'amico Massimiliano, eh, io ossessivamente cito ogni volta che mi capita di tenere una conversazione, un, eh, mi, come uso molto l'aggettivo la, la, rimarchevole, effettivamente mi piace molto, eh, amo sempre citare una sentenza che mi colpì in giovinezza e mi accompagna sempre tutta la vita che è contenuta nella introduzione, un testo immortale davvero, l'introduzione, è vero, della, di, di, una, di un libro di, di Hegel, il grande filosofo tedesco. E, ed Hegel, introducendo la problematica della logica, a lui così cara, ricorda, ricordatevi che sovente... Anzi, quasi sempre ciò che è noto, proprio per questo motivo, non è conosciuto. È questo l'oggetto della logica e dello studio. E, pensiamo alle, al, al, al mito di Saturno, proprio il mito fondante, Saturno che divora i figli e quindi diventa, diventa con una magistrale estrapolazione del pensiero diventa il simbolo del tempo con la falce. E effettivamente riflettere ancora un po' a cercare di conoscere sul serio ciò che ci è noto è, è una, un aspetto, io credo, emblematico e magnifico del ciclo Luce sull'archeologia di questa giornata in particolare. Mi auguro che le lezioni che abbiamo ascoltato siano arrivate a un pubblico il più vasto possibile e arrivino a un pubblico il più vasto possibile, per la nostra soddisfazione. La prossima giornata, cari amici, è il 7 marzo. Il titolo è quanto mai in sintonia con alcune cose che sono state dette oggi, la mostra al Colosseo, e cioè il titolo è all'ombra del Vesuvio, Pompei del Colano. L'altro sommo tema della nostra formazione classica fortunatamente ribadito in questa felice non sembri strano, con, malgrado Covid, malgrado tutto, felice epoca storica che stiamo vivendo, augurandoci dunque di comprendere questa felicità. Parlerà Massimo Osanna, che è oggi direttore generale al Ministero, uno dei massimi artefici della rinascita di Pompei e degli studi archeologici nel nostro paese. E poi Francesco Sirano, e vi saranno anche delle letture e siamo certi che la giornata del 7 maggio sarà altrettanto rimarchevole, se mi ha permesso di dirlo, di quella odierna. A presto e buona domenica.